Buon venerdì, buongiorno a tutti, bentrovati con Sveglia Trieste, venerdì 29 settembre, mattinata questa che vedrà ospiti la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Alessandra Richetti, dalle 8 alle 9, dalle 9 alle 10 Giovanni Barbo, capogruppo del Partito Democratico, così come ieri abbiamo avuto due assessori della Giunta di Piazza, quindi esponenti del centrodestra, oggi avremo due invece dell'opposizione, come ha detto Richetti dei 5 Stelle, Barbo del Partito Democratico. Meteo, la permanenza di un robusto anticiclone tra Europa sud-occidentale e centrale manterrà sulla regione tempo in genere stabile, soleggiato e caldo fino all'inizio della prossima settimana. Sabato, domani, si avrà il temporaneo passaggio di aria un po' più umida a quote intermedie. Per oggi cielo sereno poco nuvoloso, per qualche velatura di passaggio in quota, venti a regime di brezza, ma a Trieste sul Carso potrà soffiare bora moderata, specie al mattino e in serata. Giornata decisamente calda per il periodo, con temperature massime estive, zero termico, molto elevato, a circa 4.000 metri di quota. Temperature minime previste fra i 19 e i 21 gradi, massime 25 27 gradi centigradi. Domani giornata con cielo in prevalenza poco nuvoloso sulla zona montana, localmente possibile variabilità, soffieranno in genere venti di brezza, ma sulla parte orientale della costa potrà soffiare borino per una buona parte della giornata, che si presenterà decisamente calda per il periodo, con temperature massime estive, soprattutto in pianura, 18-20 gradi le minime per domani, 25-27 invece le temperature massime. Il piccolo di oggi, che spazia dalla sanità alla cabinovia, la foto notizia alla cabinovia e i contestatori in piazza, che vedremo tra non molto, e poi la sanità, un cittadino su sei è senza medico di base. Snami e FIMG, nel 2020, dico, sindacati, che dicono nel 2024 con i pensionamenti saranno scoperti 200.000 cittadini. Questo è l'allarme lanciato dalle sigle sindacali, che poi ritroviamo alla pagina 2 e 3 del piccolo. Tornando alla prima però di pagina, con le notizie dal governo, rebus risorse, Meloni prudente, Salvini insiste sul ponte sullo stretto, si farà, dice il ministro della Lega. Aumenta la bolletta della luce dal 1° ottobre il 18% in più sulle tariffe energetiche. L'Italia frena sul patto dell'Unione Europea, pesa la disputa con la Germania, lo stallo sul tema migranti. Rotta balcanica, la Slovenia attiva checkpoint temporanei, l'annuncio da Lubiana. Se la violenza che domina le nostre vite è dentro di noi, nell'articolo di commento di oggi a pagina 23, e poi la commissione che ha parlato dello stadio per la Lega Pro, si poteva giocare la partita a Rocco contro il Trento, la prima di campionato, quella che ha messo in luce le difficoltà del manto urboso dello stadio di Valmaura. Il caso traduttori sloveni all'esame del consiglio di amministrazione di Esatto, seduta saltata, racconto a pagina 26. La Barcolana parte con i Coma Cose, poi Casanova a Trieste, sesso e spionaggio nelle pagine culturali del piccolo. Come dicevamo, le prime pagine si occupano di sanità, dottori a rotazione, da noi ora funziona, ma la gente auspica di nuovo che ci sia continuità. In 200.000 senza medico, Snami e FIMG, uno su sei non ce l'avrà nel 2024, pesa il saldo negativo tra pensionamenti e nuovi arrivi, non ci sono i dovuti ricambi, secondo la sanità e le sigle sindacali della sanità regionale. Per Lorenzo Cociani, segretario regionale della SMI, non possono bastare provvedimenti emergenziali. A fine 22 in Asugi abbiamo provato a tamponare l'emergenza con un accordo che prevedeva l'aumento dei massimali fino a 1.800 pazienti e l'istituzione degli ASAP, ambulatori dedicati al cittadino privo di medico di medicina generale. La proroga di questa intesa fino a fine anno non è la strada giusta. Quello di cui abbiamo bisogno sono soluzioni strutturali, non iniziative eccezionali che, come nel caso delle ASAP, mai nate a Trieste, nemmeno funzionano, ha detto Cociani della SMI. A San Pier di Zonzo, attivo da 2 mesi, l'ASAP, il sindaco Bignoli, dice: gestite una situazione critica con questo tipo di strumento. Stefano Vignando, presidente Snami del Friuli Venezia Giulia, dopo aver denunciato le 132 aree scoperte della medicina generale in regione, suggerisce alcune soluzioni previste dall'articolo 4 dell'accordo collettivo, ovvero coinvolgere
i medici di medicina generale ad attività oraria diurna e integrati nelle AFT, in compiti professionali nei distretti, quindi nei territori. Si potrebbe inoltre operare in ambulatori di continuità assistenziale ubicati in una sede propria o in prossimità di dipartimenti di emergenza-urgenza e l'accettazione di primo e secondo livello. Questi consigli, le richieste da parte del comparto sanitario. Ore su Sesamo è in fila al distretto a Trieste e caccia ai camici bianchi, professionisti da tempo quasi introvabili, incredibile che ce ne siano solo 3 liberi. Questo ancora secondo i sindacati, l'appeal della professione, secondo Fernando Agrusti, bisogna rendere più appetibile l'idea di fare il medico di famiglia. Fernando Agrusti, segretario regionale della FIMG, conferma che in regione quasi 200.000 cittadini sono privi di medico di medicina generale, anche perché a monte c'è un problema di vocazione. A fronte di 57 borse di studio al concorso dello scorso marzo per l'accesso al triennio di formazione, sono contati 59 partecipanti. A seguire i corsi, però, sono rimasti poco più di una trentina. Le soluzioni per rendere più attrattiva la professione? Sburocratizzare, la professione stessa. Fornire incentivi e supporto di personale di studio. La mancata programmazione, secondo Orietta Olivo della CGIL FP del Friuli Venezia Giulia, con la necessità di una ristrutturazione proprio del comparto organizzativo. I dati SNAMI indicano che i posti vacanti in Asugi sono saliti dai 14 nel 2021 ai 46 nel 2023. In tutta la regione si è passati da 50 a 132. Alla base del problema, per la FIMG, c'è la crisi della vocazione, come abbiamo visto. A promuovere gli ambulatori è invece l'assessore Riccardi, che ricorda come in Friuli Venezia Giulia non abbia competenza primaria in materia. Governo, rebus, risorse, Meloni vuole prudenza, ma Salvini insiste sul ponte, sullo stretto, dicendo che si farà. Sull'opera d'accordo anche il MEF, ma non è noto il finanziamento. Elly Schlein attacca, non mantengono le promesse. L'attacco del Partito Democratico. Lo spread, l'andamento nel 2023, ma anche i rendimenti dei BTP, con lo spread a sfiorare più o meno i 200 punti di differenziale, il rendimento dei BTP al 4,85 in questo periodo dell'anno. La Banca Centrale Europea, più rischi per la crescita, l'inflazione resterà elevata. Questo è il bollettino economico. La BCE torna a mettere in guardia sui rischi per la crescita dell'Eurozona e avverte. L'inflazione sta calando, ma resterà ancora a lungo, ma resterà alta ancora a lungo. Così le indicazioni dell'ultimo bollettino della Banca Centrale, che confermano l'orientamento già espresso nell'ultima riunione sui tassi. La stretta monetaria dovrebbe per ora fermarsi, ma prima che si possa procedere a un allentamento ci vorrà del tempo. Che l'azione rialzista stia dando i suoi frutti sul fronte dei prezzi sembra confermato dall'andamento dei dati degli ultimi mesi. Uno su tutti, a settembre l'inflazione in Germania è crollata, passando dal 4,5, passando al 4,5 dal 6,1 di agosto. Si tratta del livello più basso dall'inizio dell'invasione russa nell'Ucraina del febbraio 22, sottolinea a Berlino l'Ufficio federale di statistica. L'indice dei prezzi al consumo torna invece a salire in Spagna, attestandosi questo mese al 3,2%. Per cento dal 2,4 di agosto, mentre l'Istat certifica che i prezzi alla produzione industriale in Italia sono aumentati dello 0,5% su base mensile, ma diminuiti del 12,2% su base annua. L'inflazione continua a diminuire, spiega l'Eurotower, ma ci si attende ancora che rimanga troppo elevata per un periodo di tempo prolungato. Ecco allora che i tassi, si sottolinea nel bollettino, forniranno un contributo sostanziale al ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2%, con la BCE che continuerà a seguire un approccio guidato dei dati su livello e durata della stretta. Le proiezioni di settembre, si ribadisce quindi, indicano per l'Eurozona un tasso di inflazione pari in media al 5,6% nel 2023, al 3,2% nel 2024 e al 2,1% nel 2025. Resta la preoccupazione per la ripresa economica, che sottolinea ancora la Banca Centrale Europea, potrebbe risultare più lenta del previsto se gli effetti della politica monetaria saranno più intensi delle attese, o in casi di indebolimento dell'economia mondiale, ad esempio per effetto di un'ulteriore decelerazione della Cina. Ieri, a sentire
le fonti europee, c'è anche perplessità sul continuo aumento dei tassi di interesse che vanno a pesare sul debito pubblico. Più il tasso è alto, più nel debito italiano si dovranno pagare maggiori interessi. Questo per farla, diciamo, semplice. IRPEF, taglio per redditi bassi e assegni alle famiglie sui figli. L'obiettivo del governo è il rilancio della natalità. Si rafforzerà l'assegno unico. Preoccupa però il quadro Istat. L'Italia perderà 13 milioni di abitanti in quasi 60 anni. Questo lo leggiamo dall'articolo che poi riprende anche un'intervista di Eugenia Roccella, ministra delle pari opportunità e della famiglia, che dice che l'intervento sull'assegno unico sarà focalizzato sul terzo figlio. Per il secondo stiamo studiando un piano. Il paniere è calmierato, la Premier lancia il patto salva spesa, bel segnale, secondo Giorgia Meloni. Domenica si comincia, il trimestre antinflazione diventerà realtà, come sanciscono le 30 firme di associazioni di imprese sul patto siglato a Palazzo Chigi. Dal 1 ottobre le imprese aderenti, al momento oltre 22.000, promuoveranno a prezzi contenuti una selezione di beni di prima necessità alimentari e non, compresi i prodotti per l'infanzia e l'igiene. La Presidente del Consiglio Meloni lo definisce un esperimento per calmierare i prezzi dei prodotti di largo consumo che, se funzionerà, potrà essere prolungato anche oltre il 31 di dicembre. Al momento è compreso l'intero periodo natalizio, come sottolinea il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Anche per onorare una festività religiosa a cui siamo tutti particolarmente attenti. Per la Premier, anche al di là del valore economico dell'iniziativa, è un bel messaggio alla nazione, agli italiani, sulla capacità che l'Italia ha ancora nei momenti di difficoltà di lavorare insieme. È tutt'altro che un bel messaggio, dicono invece le associazioni dei consumatori, Confederconsumatori e UNC, molto critiche di un patto che non presenta obblighi per le imprese. Anche Codacons e Adoc mostrano scetticismo per le adesioni definite bassissime, mentre Assoutenti sospende il giudizio. Ancora non si conoscono i dettagli delle promozioni. Per ora il vicepresidente di Federdistribuzione e amministratore delegato del gruppo Vegè, Giorgio Sant'Ambrogio, prevede un impegno di diversi milioni per le aziende, e il presidente di ANC Coop Pedroni promette molte centinaia di prodotti a prezzi ribassati, molte migliaia di prodotti a prezzi bloccati. L'intenzione del governo qual è? Quella di aver già siglato degli accordi con la grande distribuzione organizzata e altre aziende per abbassare la percentuale di IVA nel prezzo di molti beni di largo consumo. Si va dal pane al latte alle uova, ma anche all'igiene personale, ai pannolini e a altri beni di prima necessità. Questo sconto andrà applicato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. È un esperimento che il governo avvierà proprio a partire da ottobre, che, se poi sarà virtuoso, potrà anche prolungare nel prossimo anno. Aumenta la bolletta della luce: dal 1 ottobre 18% in più, su base annua si registra un calo del 32%, ma per i consumatori è una stangata. Per le famiglie con un livello di ISEE basso arriva però l'extra bonus varato dal governo. Nell'ultimo trimestre il prezzo andrà a più 18,6% rispetto al trimestre precedente. La spesa per una famiglia tipo nel 2023 è di circa 889,60 euro, meno 32,7% rispetto all'anno precedente su base annua. Prezzo di riferimento per il cliente tipo: da ottobre a dicembre 28,29 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse, composto al 63,5% per la materia energia, al 10,5% per gli oneri di sistema, all'11,9% per le imposte, al 14,1% per il trasporto e la gestione del contatore. Ed è anche su queste voci, diciamo, oltre al prezzo della materia energia, che molti consumatori insistono circa una sforbiciata soprattutto dei tassi e delle accise, anche per quanto riguarda poi la benzina. Qui c'è il manifesto della Barcolana 55, che avrà luogo la prossima domenica. Andiamo alle notizie di attualità. L'Italia frena il patto per l'Unione Europea per la migrazione, pesa il fronte aperto con la Germania. Roma chiede tempo per approfondire il compromesso che ha l'ok di Scholz, e il nodo, il ruolo dei salvataggi umanitari. Il patto dell'Unione Europea, i nodi, il testo di
il testo di base fissa le disposizioni da far scattare quando uno Stato membro si trova a fronte di sbarchi o arrivi superiori al normale, eventi eccezionali come una pandemia, crisi artificiali prodotte dalle strumentazioni dei migranti e a scopi politici da parte di paesi terzi. Dove lo stato d'emergenza deve essere innescato dai governi nazionali. Una volta aperta la crisi, con la procedura che contempla alcune deroghe all'abituale sistema di asilo, ovvero maggior flessibilità nelle procedure di screening di tutte le domande, l'estinzione della durata di detenzione dei migranti nei centri di accoglienza alle frontiere esterne, ma anche al centro delle trattative, l'inclusione del regolamento delle situazioni di crisi innescate dalla strumentalizzazione dei migranti, quello su cui punta il governo italiano. In questo ambito giuridico sono compresi i salvataggi delle ONG. Redistribuzione dei migranti in tutta l'Unione Europea è una delle misure di solidarietà su cui, aggiungo io, dovrebbero, ma in teoria la parola dovrebbe essere deve, ma la dico io volutamente, dovrebbero essere tutti d'accordo. Andiamo ora al collegamento con la sala operativa della Polizia Locale per quanto riguarda la giornata odierna, se ci sono appuntamenti in agenda. Buongiorno. Sì, buongiorno Gugliotta, buongiorno a tutti i telespettatori. Diciamo, per Buongiorno. quanto riguarda la notte, c'è stato ieri sera un incidente un po' rocambolesco, per fortuna niente di serio per quanto riguarda i danni fisici, solamente danni materiali in Corso Italia, in via San Spiridione, all'intersezione, scusi, con la via San Spiridione, è stato abbattuto un paio un semaforico, che dovrebbe essere già in funzione, comunque la postazione dovrebbe funzionare, anche se bisognerà sostituire l'apparecchiatura, almeno quella abbattuta sicuramente. Sì. C'è stato segnalato un presidio questa mattina in piazza Unità Studentesco, non dovrebbe interessare la sede stradale, non si può escludere, dovrebbe iniziare verso le ore 10. Al momento il traffico, come dico sempre, vista l'ora, è tranquillo, si intensificherà più tardi con l'inizio delle scuole e attività umane. Segnalo per questa sera il concerto in Piazza Pontarosso alle ore 20, dalle 19 circa ci sarà la chiusura della via Roma, perciò attenzione a chi dovesse transitare in loco, perciò la via Roma verrà chiusa all'altezza della via Val di Rivo, non si potrà accedere e proseguire oltre verso Corso Italia. Per quanto riguarda i lavori o d'altro, in via di Servola 180 la CEGAS ci ha avvisato che è stata ripristinata la viabilità, quel tratto era chiuso, comunque rimangono lavori in zona a prestare attenzione. Per il momento non abbiamo particolari interventi in atto, le pattuglie stanno iniziando, vi restituirei la linea. Grazie al commissario De Grassi, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata e buon lavoro anche a voi. Ancora dal piccolo, Rotterdam spara e uccide tre persone, arrestato uno studente, ignoto il movente. Il giovane ha prima aperto il fuoco in una casa e poi in un ospedale. Le vittime sono una donna, la figlia di 14 anni e un insegnante. L'aggressore indossava abiti da combattimento, esclusi altri complici. La foto riprende il personale medico in fuga dall'ospedale Erasmo da Rotterdam. Due sparatorie, la prima in un'abitazione privata, la seconda in un grande ospedale universitario per mano di uno studente di 32 anni che ha ucciso tre persone, una donna, la figlia 14enne e un insegnante. Ancora sconosciuto il movente che avrebbe spinto l'uomo, arrestato dalla polizia, prima a sparare e poi ad appiccare il fuoco in entrambi i luoghi, seminando il terrore. Ucraina, la minaccia di Putin, pronti a nuove armi nucleari. Lo zar annuncia che l'agenzia Rosatom sta lavorando alla creazione di strumenti militari avanzati. Aumenta la spesa per la difesa. Ancora elezioni in Slovacchia, favorito il sovranista Fico. Domani al voto l'annuncio di Macron: sì all'autonomia, la svolta in Corsica. Macron prova a fare la storia e annuncia che per la Corsica un'autonomia nella Repubblica. Ma questa pagina storica avverte non si farà senza o contro lo Stato francese. Sarà anzi il governo nei prossimi 6 mesi a preparare insieme con i rappresentanti eletti nella regione un progetto di autonomia sotto forma di legge costituzionale. Lo status quo sarebbe la sconfitta di tutti, ha detto parlando davanti all'Assemblea di Corsica. Macron ha proposto ai rappresentanti dell'isola riuniti nell'Assemblea che, come le altre collettività territoriali, è dominata dai nazionalisti, l'ingresso della Corsica nella Costituzione. Spetterà ora ai rappresentanti eletti nell'isola costruire un accordo in 6 mesi con il governo su un testo costituzionale organico che modifichi lo statuto. E se ciò avverrà sarà sicuramente un fatto storico per la Corsica. Il progetto di Taiwan, ecco il sottomarino anti-Cina.
Lo vediamo in centro in questa impaginazione. Taiwan ha presentato il suo primo sottomarino progettato e assemblato a livello domestico, ultimi sforzi dell'isola per scongiurare una potenziale invasione da parte della Cina. Sommergibile Hai Kun è una delle 8 unità dell'ambizioso piano per rafforzare le difese di Taiwan. Andiamo avanti, Lubiana attiva i checkpoint anti-migranti. Il governo sloveno annuncia posti di blocco temporanei al confine con la Croazia. Ma non è una violazione di Schengen, nessuna tensione per ora con Zagabria che parla di misure contro i trafficanti. Andiamo a sentire di più nel servizio andato in onda ieri nel nostro telegiornale. La polizia slovena ha intensificato da ieri i controlli a ridosso del confine con la Croazia, schierando ulteriori agenti lungo i principali corridoi dove i migranti entrano irregolarmente nel paese. Pattuglie di polizia non sono state dispiegate sulla linea di confine, ma più all'interno, lungo le parti critiche delle aree frontaliere, dove i dati mostrano il maggior numero della migrazione irregolare, ha precisato il ministro degli interni sloveno, Boštjan Poklukar. Le misure prese non vanno lette come una reintroduzione dei controlli Schengen con la Croazia e una misura del genere non è sul tavolo al momento, ha precisato il ministro, senza tuttavia escludere questa possibilità in futuro. Salvaguardata la libera circolazione che prevede di girare per tutta l'Istria senza stop, così come il percorso da Lubiana a Zagabria. Si tratta però della prima azione del governo sloveno dopo le ripetute richieste di aumento di controlli da parte dell'Italia in sede europea. Lettera aperta da parte di diversi firmatari sul caso Bini, l'assessore regionale alle attività produttive e turismo. Caso Bini, la democrazia non si diffida. La credibilità della politica e dei rappresentanti politici si misurano in termini di trasparenza e accesso della cittadinanza alle informazioni che permettano loro una partecipazione attiva e consapevole. Per questo, quanto avvenuto negli ultimi mesi in relazione alla vicenda dell'assessore regionale Bini è una degenerazione della vita democratica da condannare con fermezza. Non è accettabile che due consiglieri eletti dai cittadini, il consigliere regionale Massimo Morettuzzo e il consigliere comunale di Trieste Riccardo Laterza, per il solo fatto di aver chiesto la verità sui rapporti di lavoro e delle partecipazioni societarie di un assessore regionale, siano stati raggiunti da diffida legale da parte dell'azienda, il cui socio al 40% è dirigente e lo stesso assessore. Poi l'articolo prosegue, i primi firmatari sono quelli che sono riportati poi in calce in questo articolo. E quindi chi ha intenzione di andarsi a leggere tutta la lettera e anche vedere un po' l'orientamento comunque che prende questa missiva, insomma, lo trova all'interno del piccolo grado. Questo tradimento mi ha fatto davvero male, ancora non ho capito il perché della sfiducia, l'amarezza di Kovac dopo il terremoto che ha fatto cadere la sua giunta comunale, hanno gettato discredito su di me, ma gli elettori sapranno giudicare. Lo stesso Claudio Kovac, ormai ex sindaco di Grado, l'abbiamo raggiunto ieri al telefono proprio per chiedere spiegazioni riguardo a quanto accaduto, visto che la sua giunta è caduta e diciamo, si è dovuta dimettere, anche se non soprattutto a causa del dietrofront di tre consiglieri del centrodestra, lui Kovac, che è stato eletto proprio con il supporto della coalizione di centrodestra e che ora invece comune di Grado sarà commissariato. Sentiamo le parole dell'ex sindaco di Grado. Ha questa visione, questa prospettiva di impadronirsi del potere, tout court, costi quel che costi, insomma. E trovo veramente, no, che siano fuori da ogni visione corretta, da un punto di vista politico del centrodestra, ecco, allearsi contro natura con la sinistra, perché scusi, chi ha mai visto soluzioni di questo tipo, insomma, no? Dunque un attacco del partito Fratelli d'Italia che pur di accaparrarsi la poltrona di primo cittadino è disposto ad allearsi con la sinistra. È amareggiato e deluso l'ormai ex sindaco di Grado Claudio Kovac dopo il golpe avvenuto nella cittadina lagunare. Ieri 9 consiglieri, 3 di Fratelli d'Italia e 6 dell'area di centrosinistra, si sono dimessi. La giunta è caduta e ora si attende il commissariamento. Mi sento veramente, ecco, la parola giusta è tradito, ecco, da Fratelli d'Italia, anche perché Fratelli d'Italia, onestamente, 2 anni fa è stata il partito, la parte politica che più convintamente ha sostenuto la mia candidatura a sindaco.
Ecco, mi chiedo cos'è successo in questi 2 anni, per cui da uno che mi sostiene convintamente, che mi sostiene nei confronti di tutte le altre componenti di centrodestra, adesso improvvisamente sono un soggetto tale per cui addirittura contro natura ci si allea con la sinistra per farmi cadere. Ecco, francamente non riesco a capire se non come dire, in una visione di mera gestione del potere fino a se stesso, insomma, ecco. L'ex sindaco, parlando delle future elezioni, è convinto che il popolo gradese capisca la situazione. Tradotto, un tradimento come questo alle urne potrebbe risultare controproducente per chi lo ha attuato. Ciascuno si assume le sue responsabilità e vedremo cosa farà il popolo gradese, che penso non sia sciocco, non sia stupido. Ecco, e quindi quando ci saranno le elezioni, ogni parte politica si assumerà le sue responsabilità e certamente i gradesi sapranno chiaramente esprimere il loro voto, insomma. Altre notizie dal piccolo: 6 anni a Castellucci, poi la strage del bus sulla A16 con 40 morti, la Corte d'Appello di Napoli ribalta la sentenza di Avellino, che aveva assolto l'allora amministratore delegato Aspi da ogni responsabilità per l'incidente del 2013. Leggo anche questo articolo piuttosto singolare: multe a chi bestemmia e nessuno si lamenta, da 1 a 5 euro sborsati per punizione se si bestemmia prendendo un caffè o un bicchiere di vino. Accade al bar Sport di Castello di Godego, in provincia di Treviso, per iniziativa dei gestori. Un vaso in vetro che serviva per le caramelle ora viene utilizzato dai gestori Daniele, Michela e la figlia Camilla Muledda per inserire una multa simbolica che va appunto sino a 5 euro. Il contenitore è stato strategicamente posizionato sopra il bancone del bar con il cartello delle sanzioni. L'iniziativa è partita circa un mese fa e la bulle si sta lentamente riempiendo senza che vi siano recriminazioni da parte degli avventori, anche perché a onor del vero la ricchezza e la varietà di sfumature del dialetto veneto è talmente ampia che persino le bestemmie esportate in tutto il mondo fanno parte gioco forza del linguaggio quotidiano e spesso rappresentano non tanto un'offesa religiosa ma un intercalare tipico. Rabbia e funerali, ora fare chiarezza, gli operai morti a Brandizzo, c'è stata veramente la rabbia da parte dei familiari e degli amici delle vittime chiedendo la verità e la chiarezza sull'accaduto dell'incidente ferroviario. Il PM chiede l'ergastolo per il killer di Carol Maltesi, l'omicidio della giovane, premeditazione, crudeltà e abietti motivi sono le tre aggravanti, in particolare le prime due, che porterebbero all'ergastolo Davide Fontana, l'assassino della 26enne Carol Maltesi, e sono le tre aggravanti che il pubblico ministero di Busto Arsizio, in provincia di Varese, Carlo Alberto La Fiandra, torna a contestare in sede di appello chiedendo appunto la condanna al fine pena mai. In primo grado la Corte d'Assise del Tribunale di Busto Arsizio condannò Fontana a 30 anni, i familiari si dissero indignati e già in quel momento la procura bustese aveva annunciato che avrebbe impugnato la sentenza in secondo grado. Dal pesce scorpione al killer dei mari, in 30 anni censite 46 specie ittiche aliene, l'allarme degli esperti dell'Ateneo e dell'Istituto Oceanografico di Spalato, a rischio la sopravvivenza dell'ecosistema dell'Adriatico settentrionale. Il veleno mortale dello Pterois miles, tra i pesci comparsi negli ultimi decenni nel nostro mare, rientra, un attimo solo, eccolo qua, rientra il pesce scorpione Pterois miles, notato per la prima volta nell'estate del 2021 nelle acque dell'isola Dalmata di Lissa, a una profondità di 15 metri, e nell'agosto scorso di fronte a Raciste nell'isola di Curzola. È una specie il cui veleno delle pinne dorsali è mortale per l'uomo. Nelle zone del Mediterraneo, dove ha preso casa, ha riferito un duro colpo alla biodiversità, e questo è il pesce in questione. L'incubo dei cefali: fino a una decina d'anni fa il pesce serra era conosciuto nel nord Adriatico, ora è temutissimo da cefali, branzini, orate e altri pesci per la sua voracità e per il fatto di uccidere pesci senza mangiarli, il che gli è valso l'appello di pesce killer. A sentire i biologi e i pescatori, da quando il serra è comparso nel mare istriano e del Quarnero c'è molto meno pesce in giro. Eventi di Barcolana, c'è un inserto nel piccolo, la festa del mare
molla gli ormeggi. Alle 12 il via con la tradizionale cerimonia dell'alza bandiera accompagnata dalla banda. Domani aprono i primi stand del villaggio in Piazza Unità e accanto alla Scala Reale. Le iscrizioni hanno superato la quota dei 1160 iscritti, il 18% arriva da fuori Italia. Il mondo del foiling con il volo sull'acqua, un evento dedicato al mondo del foiling, la nuova frontiera della vela, grazie alla tecnologia e alla performance, infatti si può volare sull'acqua con determinate imbarcazioni. Poi i soci protagonisti dell'atto iniziale con l'inaugurazione della kermesse, gli Optimist in regata, spazio infatti agli under 14 in molo quarto, con i più piccoli che avranno nelle loro imbarcazioni la possibilità di mettersi in gara. L'acqua è una fonte di ispirazione, ce l'abbiamo nel DNA. I Coma Cose stasera in concerto a Ponte Rosso, qui l'intervista al gruppo da parte di Elisa Russo, loro che si esibiranno proprio in occasione di Barcolana e già questa sera con il concerto in Ponte Rosso. Università Vista Golfo nello spazio dell'Ateneo, talk e attività, proprio perché l'Università degli Studi di Trieste ha anche un gazebo, uno stand in Barcolana dove potrà fornire tutte le informazioni utili del caso e anche illustrare quelli che sono gli eventi per il centenario cui va incontro l'Ateneo Giuliano. Ci fermiamo per la pubblicità, torneremo tra poco con la pagina economica, già la vediamo qui, la lasciamo pronta per essere letta appena rientriamo dalla pausa. Riprendiamo la lettura del piccolo Illy, il primo caffè dell'agricoltura rigenerativa prodotto in Brasile, gli scenari dalla pagina economica del piccolo, una tecnica agricola che riduce le emissioni di carbonio, la CEO Scocchia dice così combattiamo i cambiamenti, scusate, i cambiamenti climatici. Spesa a babysitter, colfe e badanti, una stangata per le famiglie, l'allarme lanciato da Assindacato Colf, associazione di datori di lavoro. Nella pagina seguente invece la tecnologia, Zuckerberg di Facebook presenta i Ray-Ban intelligenti, progetto ideato assieme a Del Vecchio. I social network Meta si allea con il gruppo di Agordo e presenta il nuovo visore con auricolari high-tech e funzione live streaming. Arriva la nuova generazione di occhiali smart che lo scomparso Patron aveva annunciato già nel 2021. Questa è una seconda possibilità che si danno in questo caso i big delle multinazionali. Perché dico seconda? Perché già il colosso Google aveva provato con i Google Glasses, gli occhiali Google che avevano integrati delle funzioni da browser e social network, però esperimento non era andato a buon fine. Attesa un'affluenza record all'assemblea Mediobanca per il 28 di ottobre, superiamo la pagina della borsa ma anche quella delle notizie, diciamo degli spazi pubblicitari. Passiamo alle notizie di Trieste, la Cabinovia e i Novo Via in piazza, il sindaco difende l'opera, grande opportunità, così risolveremo il problema dell'ingresso in città, in una cinquantina i contestatori in piazza. Vediamolo allora la giornata di ieri con la presentazione della cabina e la contestuale protesta proprio per la presenza della stessa cabina in piazza della Borsa. No, Ovo Via! No, Ovo Via! No, Ovo Via! Non la vuole nessuno! Nessuno! È stata svelata così, fra le proteste di una cinquantina di persone, la cabina dell'impianto a Fune Trieste Opicina che verrà realizzata dalla ditta Leitner. Fra i gruppi che hanno manifestato, oltre agli aderenti al comitato Novo Via e i residenti della zona del Faro della Vittoria e vie limitrofe, anche una decina di aderenti a gruppi antagonisti, monitorati da vicino dal folto schieramento di forze dell'ordine. Via! Via! Novo Via! 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 Novo Via! Intanto, in mezzo ai cori dei manifestanti, il sindaco di piazza ha spiegato come... Mi sembra che sono in 40 su una città di 200.000 abitanti, per cui credo molto in questo progetto che ci risolverà la penetrazione da nord, che è la cosa più importante, e dopo avrà anche uno scopo turistico, perché la città, per come sta correndo, in questo momento stiamo facendo
il 25% in più del 2019. Calcolate che l'Italia sta facendo il 5% in meno in questo momento, per cui secondo me è una grande opportunità. Abbiamo portato 62 milioni di investimento, credo che sia una grande opportunità per la mia città, a parte questi quattro che sono contrari. Un intervento, quello della cabinovia Mare Carso, collegato sia alla questione trasportistica e viabilistica, ma anche allo sviluppo del cosiddetto Porto Vivo, il nuovo concept applicato al Porto Vecchio che verrà. Abbiamo l'opportunità di presentare la cabina alla città. Questa cabina rimarrà qui anche nei prossimi giorni, è sostanzialmente quello che rappresenta la futura cabinovia, ai vetri oscurati, lo stemma di Trieste, è accessibile a passeggini e a chi ha difficoltà motorie. Ovviamente qui vedete un gradino, ma non è la realtà e come sarà. Questa è un'opportunità per far conoscere alla maggioranza dei triestini che apprezzano questo progetto come sarà la futura cabinovia, una cabinovia che ha ricevuto recentemente, lo ricordo, dalla conferenza dei servizi pareri favorevoli. Il Porto Vecchio, anzi Porto Vivo, da qua ai prossimi 20-30 anni, quindi dobbiamo considerare anche quello che sarà il flusso di persone del centro congressi, del polo espositivo e di quella che sarà naturalmente lo sviluppo all'interno del Porto Vecchio. Quindi è un progetto strategico in prospettiva. E quindi la giornata di ieri, più che altro pomeriggio di ieri, si è sviluppato in questo modo, cioè con la presentazione della cabina che si può trovare tuttora in piazza della Borsa per poterla vedere, insomma, farsi un'idea della cabina stessa. Ieri pomeriggio però, come avete visto, c'era anche un gruppo di persone che contestavano proprio l'opera della cabinovia. Torniamo al piccolo, il prologo in strada del Friuli, sit-in di solidarietà ai residenti, politica al fianco dei cittadini, cordone di polizia a difesa della carotatrice, macchinario che si sta occupando dei rilievi del sottosuolo. Ieri mattinata davanti al faro della Vittoria era presente infatti il comitato, no? Ovo Via, che ha dato vita a un momento di manifestazione dove hanno spiegato il motivo ulteriore per il quale sono contrarie a questo intervento di viabilità su Fune. Siamo in presenza di gente che ormai contrabbanda, in mancanza delle autorizzazioni, provvedimenti e mette in fabbricazione cose di cui non ha la certezza che poi troveranno compimento. Presidi di polizia per i carotaggi, difficoltà di accesso e transito nelle vie di residenza o domicilio, un progetto che non tiene in considerazione la voce dei cittadini. Per questi e altri motivi, oggi il Comitato Nuovo Via è tornato ad alzare la voce contro il progetto della cabinovia e contro la giunta che sta proseguendo con i rilievi del caso. Questa mattina davanti al faro della Vittoria erano in tanti a protestare, bandiere alla mano, megafono a seguito, chi anche come Marco Bertali dell'associazione Alister con una carota in mano ad intonare lo slogan sì a carote e ortaggi, no a carotaggi. Sembrava necessario esprimere la solidarietà degli abitanti qui del Faro, di tutta la zona via Braidotti, strada del Friuli, via Persch e quelli di Opicina, visto la sproporzione della reazione che è stata indetta con questa presenza massiccia di forze dell'ordine, come se noi fossimo dei delinquenti e dei pericolosi criminali. Tutti questi due anni noi non ci siamo mai permessi di offendere nessuno, di ricorrere ad azioni che ledono la proprietà privata e nel rispetto delle istituzioni e di chi esercita il ruolo nelle istituzioni. La presenza inoltre del modello della cabina, realizzata da Leitner in mostra questo pomeriggio in Piazza della Borsa, è stato uno sgradito elemento che al comitato è suonato come una beffa. Il fatto di presentare la cabina tipo per la cabinovia in Piazza della Borsa sembra anche qui una forzatura non tollerabile, visto che la cabinovia non è per il tratto Barcola Bovedo o Piccina nemmeno del piano regolatorio. E queste cose dicono che evidentemente le procedure vengono bypassate e vogliamo sapere il perché si fa questa cosa. La Leitner ha già tutto pronto? Ha già tutto pronto? Ma allora la partita è truccata, no? Dunque questo ieri mattina in strada del Friuli. Le traduzioni in sloveno dividono il centrodestra e frenano il debutto del nuovo consiglio di amministrazione di Esatto. Manca la quadra sulle garanzie alla minoranza previste dalla legge. I consiglieri indicati da Fratelli d'Italia
e Forza Italia disertano la prima riunione. Accanto leggiamo: servizi educativi, lunedì l'ultima chance per evitare lo sciopero, l'incontro tra assessori e sigle sindacali. Quindi per la Lega Pro Rocco, ok, il 4 settembre gli uffici del comune hanno detto non c'è alcun verbale, quello sarebbe arrivato solo in presenza di una decisione di impraticabilità. Il caso in commissione trasparenza, ci sono state diverse concause che hanno determinato le pessime condizioni del Prato del Rocco, condizioni climatiche, utilizzo di zolle di maturazione non idonee, nonché altri fattori tecnici legati al microclima dello stadio che non hanno agevolato l'attecchimento dell'erba. È quanto emerso dalla commissione trasparenza convocata dal presidente Alberto Pasino di La Lista Russo Punto Franco per fare il punto sulla situazione sul prato dello stadio comunale. Abbiamo una telefonata, sentiamo chi è in linea con noi. Buongiorno. Sì, buongiorno, mi sente? Sì. Senti, io mi chiamo Maurizio, no? Sì. Niente, volevo, diciamo, ho mandato una mail oggi molto sintetica. Niente, guardi, io non ricordo il suo nome, il conduttore, perché non ci sono le idee, ma lasciamo stare questo. Allora, la mail che dopo può trovare scritto, non le leggerei quasi. Ti diciamo, dice questo: allarme spread, aumento tariffa energia elettrica, rincaro generi alimentari, quali il latte per esempio, e con meno ambienti in palese difficoltà. E voi che potete dirmi? Cioè, ecco, capisci, aggiungerei che qua tutti promettono ma non si risolve nulla. Ok. E ha sentito, no? Sì, sì, tutto chiaro. Ecco, questo è che io anche l'ho scritto, e vi ho scritto, cioè la mail, è questo che mi chiamo Maurizio. Ok. Ecco, questo adesso lo aspetto, vedete voi, comunque penso che sia un tema di oggi. Bene, grazie. Grazie, appena avremo gli ospiti in studio potremo trattare senza problemi questi argomenti sollevati da Maurizio. Andiamo a leggere poi la delega in più non pesa, pronta a collaborare con federazioni e società, parla l'assessore comunale Elisa Lodi, acquisito in giunta anche il referato allo sport, Lodi delinea le priorità, punteremo sul dialogo tra l'ente e le realtà attive sul territorio. Il problema delle infrastrutture, daremo risposte alle criticità. I lavori alla Cobolli partiranno in ottobre e poi saranno riassegnati gli spazi. In Porto Vecchio realizzeremo il primo impianto outdoor. Qui c'è l'intervista che l'assessore Lodi ha realizzato con il collega Lorenzo De Grassi. Traffico di avorio, due triestini tra i 19 denunciati a livello nazionale. L'inchiesta avviata dai carabinieri forestali dopo alcuni accertamenti nei confronti di un antiquario della città. Ennesimo furto d'auto, BMW rubata al Ferdinandeo, il colpo, la BMW rubata nella zona del Ferdinandeo, in questa piccola fotografia si tratta di un SUV bianco e quindi è stata denunciata la scomparsa di questo veicolo. Morta nel rogo in casa, fissato il funerale nell'incendio di Via di Vittorio. Il 7 ottobre sarà celebrato il funerale per Monica Battisti, la 51enne triestina deceduta a causa dello spaventoso incendio che si era scatenato lo scorso giugno nell'appartamento del civico 22 di Via di Vittorio, al quarto piano del grattacielo Ater. Poi caso Resinovic, Sterpin, Sebastiano sa cosa accade a Lilli, veleni attorno al mistero di Liliana Resinovic, ha parlato a Ring nella intervista di ieri sera con Ferdinando Avarino e anche i colleghi della stampa, il quotidiano Il Piccolo con Giampaolo Sarti, Trieste Prima con il responsabile Niccolò Giraldi, c'era Gianluca Paladin oltre a Ferdinando Avarino, poi la nostra emittente, ed era ospite proprio il Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovic, che ha parlato proprio degli intrighi, del mistero attorno a questo giallo. Sentiamo. La mattina alle 14, quel famoso orologio fermo vuol dire tutto, lei è morta in quel momento. Tu sospetti chi è l'assassino? No. Se non l'avrei detto. Tu hai la convinzione che sia stata caricata in macchina? Ho la convinzione però che Sebastiano sappia tutto. Ah. Secondo lei Sebastiano sa chi? Ma c'entra un mondo criminale? C'entra qualcosa? Cosa pensa? Non è escluso. Un mondo criminale? Che possa, sì, che possa essere un qualcosa di diverso, chiamiamolo così. C'è un'espressione che emerge all'interno del caso, cioè questi amici bosniaci che non piacevano a Liliana. Bravo. Cioè, nel senso, Liliana ti ha mai raccontato qualcosa? Qualcosa sì, ma di gente che non le piaceva.
E cioè? Cosa, cioè c'era stato un viaggio? Anche più di uno. Più di uno? Sì, racconta questo. Dove? Non racconta niente, a me mi raccontava giusto quella, avevamo trovato gente ma non mi piaceva, appunto, non voleva parlarne di Bosnia più. In dove? E in, ah, non so. E in Bosnia, probabilmente anche in Romania. E probabilmente anche a Trieste. Amici di chi? Non di Liliana? Di Sebastiano. No, no, sicuramente no, no, no. Lei non aveva altri amici che le sue amiche. Quindi erano amici di Sebastiano? Erano sì, amici, amicizie di Sebastiano, sicuro. Quindi la verità non viene fuori perché qualcuno ha paura di raccontare qualcosa in merito a questo? Ma non ho idea, non posso essere io a dirlo, ma potrebbe anche essere. Amicizie brutte dalle parole di Liliana? In quanto ma sì, non le piacevano. Amicizie che non le piacevano, ecco, brutte. Legate, cosa, legate a che mondo? Ah, altra cosa. Non hai assolutamente no, idea, no. O non ce la vuoi dire? No, 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 no. Ho mille idee, inutile che ne racconto mille. Una, che ha una potrebbe andare bene, ma no. Prova a dire questa idea, no, la cosa no. Che più ti preoccupa. Ma no, quello che più mi preoccupa, ormai adesso non preoccupa più, era quello che poteva preoccupare per lei. Sì, però quando Liliana le dice questi non mi piace, no? E basta, vuol dire che, beh, perché secondo me fanno traffici, secondo me potrebbe anche no, spacciano, potrebbe scusi. Anche io, ma lei, no? Lei non ha mai detto niente di questo. Niente. Ancora con il piccolo, per leggere le altre notizie che si spostano verso l'università e laureandi, l'ex candidato ora selezionatore, quei destini intrecciati al Career Day dell'Ateneo, tredicesimo Jobs at Unit Trieste, ha fatto incontrare oltre 50 realtà fra aziende ed enti e 700 giovani in cerca di un primo impiego. Qui le foto dei fotografi del piccolo che hanno proprio preso gli angoli dell'Ateneo sia dall'esterno che all'interno, soprattutto all'interno, dove avevano luogo i colloqui fra tante aziende e i 700 circa giovani laureati, neolaureati o laureandi che si sono affacciati, alcuni di loro per la prima volta, nei colloqui per un posto di lavoro. Un cellulare, idee, impegno, fascino e segreti del podcast, l'incontro a tema, raduno serale al CNULP per alcuni protagonisti del fenomeno a livello locale e in sala c'era pure chi non sapeva nulla. Ora me ne ascolterò subito uno, questa la foto proprio del momento d'incontro l'altra sera al CNULP, passeggiata botanica con i versi di Shakespeare, Trieste Solidale ODV. E poi una mostra per ricordare Halupka e la storia della speleologia urbana. Nella stessa pagina, l'arte al caffè Sacher, Giulia Grimaldi apre le esposizioni in rosa nel caffè di Via Dante. Slitta il rilancio dell'ex pescheria sul Mandracchio, sfuma l'apertura per la Barcolana, ora si punta al Natale. Il gestore De Marco aspetta l'ok dalla soprintendenza, la futura cicchetteria per la degustazione dei prodotti locali. A Muggia un pezzo di cornicione si stacca dal municipio e cade in piazza Marconi. In quell'istante sotto fortunatamente non passava nessuno. Torna Sapori del Carso, stavolta punta sulle ricette antisprechi presentate ieri a Sistiana, la 22esima edizione. Poi il dibattito di CGL e Acri su welfare, lavoro e inclusione. Nuovi ciacca invece a Barcola con la fiction libera. Sono iniziate e si protrarranno per 9 settimane le riprese in città della fiction Rai Libera, che vede protagonisti l'attrice Lunetta Savino. In questi giorni il set cinematografico è allestito in alcune residenze private di Barcola, con i mezzi della produzione sistemati in Viale Miramare. Affrontiamo la pagina seguente, la diocesi sui temi ambientali, e poi nell'80° anniversario della rappresaglia nazista gli esuli di Buie d'Istria ricordano i propri caduti. La cultura, Giacomo Casanova a Trieste, tra sesso e spionaggio nelle carte ritrovate a Praga, dallo Statni Oblastni Archive emergono lettere e documenti dal celebre scrittore libertino che svelano il suo doppio gioco tra l'Austria e la Venezia e le sue numerose avventure amorose. Una città d'acqua e di gente, la Venezia ritrovata del goriziano italico Brass, poi Cappuccetto Rosso e le altre assurdità per il ritorno di Miela Bimbi. Mare Marmore di Monica Kirchmeier nel salone della Camera di Commercio, alle 18 l'inaugurazione. Lo sport, la Triestina di Tesser sfida la capolista, una gara importante, non un banco di prova. Seconda partita a Fontanafredda
Calcio d'inizio 20:45 contro il Mantova. Il tecnico Labardato non ha a disposizione il solo Redan, che già nella partita scorsa era uscito non in perfette condizioni. Al Tognon, Unione spinta da oltre 1300 supporter. Gli ospiti saranno 240, quelli che arriveranno a sostenere la squadra del Mantova. Invece l'avversario, Rivoluzione, anche nei virgiliani, la squadra è già compatta per fare il punto sulla sfida proprio di stasera. In campo anche la Virtus al Gavagnin Celnovara, fra le altre partite dello stesso girone. Il basket, il calore dei tifosi al Pala Trieste. A Arcieri il general manager dice: creiamo un legame forte. Ieri i supporter biancorossi hanno partecipato numerosi al Fan Appreciation Day. Il general manager Arcieri dice: questo evento è stato un momento di condivisione molto bello, una partitella in famiglia alla presenza del pubblico. Per le dimissioni di Mancini la FIGC ora valuta una causa. Gravina ammette di essersi rivolta a un legale per esplorare le possibili risarcimenti. Dopo il parere di un professionista il tema ritornerà all'esame del Consiglio. Qui la foto di Roberto Mancini che dopo l'addio alla nazionale ha scelto di allenare gli Emirati Arabi. Il Genoa travolge la Roma, la sorpresa 4-1, i giallorossi non sanno più vincere. Leggiamo dal Piccolo. Nel pomeriggio il Frosinone non si ferma e pareggia con la Fiorentina, sempre ieri. Il Napoli, il caso Osimhen non è chiuso, il club prova a stemperare, non volevamo offendere. Una grana per il Napoli anche in virtù del momento di risultati non ottimali. Ostacolo Nuova Zelanda per gli azzurri di Crowley per i mondiali di rugby. Per il pattinaggio invece su rotelle il Friuli Venezia Giulia vince il trofeo delle regioni. Strepitoso exploit a Montichiari degli atleti di Opicina, Patto, Fincantieri, Gradisca, Mozzane e Porpetto. Oro anche nella solo dance. Risultati massimi e complimenti al pattinaggio su rotelle regionale e alle società che hanno fatto crescere queste atlete. Sono per lo più insomma, atleti e atlete, diciamola completa, per i risultati che hanno ottenuto. La pallanuoto Trieste riabbraccia la Bianchi, domenica esordio in campionato per le due formazioni in Eurocup, debutto in trasferta per entrambi i team, sia maschile che femminile. Campionati di atletica Friuli Venezia Giulia Cadetti, Trieste sale sul podio con 3 club e 17 atleti, in luce i gemelli di Biagio. Futurosa pronta per il test contro la Delser Udine. Invece per quanto concerne il basket femminile, con la presentazione ufficiale assieme alla Pallacanestro Trieste nella serata biancorossa organizzata al Palarubini, poi la trasferta a Gradisca per l'ultima amichevole di questo lungo precampionato. Sarà una giornata intensa quella di domani per Futurosa, che dopo aver ricevuto in settimana la visita di Salvo Coppa, assistant coach della Arizona University, sarà in campo alle 20:45 sul parquet del Palazzimolo contro la Delser Udine. Derby utile per due squadre che metteranno appunto le ultime situazioni di gioco in vista dell'esordio in campionato, che vedrà la formazione di Mura impegnata in casa sabato 7 ottobre alle 19 contro Vigarano, e la Delser impegnata al Benedetti contro invece la Velcofin Vicenza. Questi gli impegni per quanto riguarda il basket femminile. Allora torno su una segnalazione che avevamo raccolto all'inizio della settimana e che riguardava una telespettatrice che aveva chiamato per quanto riguarda un appartamento in strada dell'East, se non mi ricordo male, in strada Vecchia dell'Istria numero 29, dove lamentava il malfunzionamento di un ascensore in un condominio gestito dall'ATER. Allora, la risposta che mi ha fornito l'ATER alla richiesta di un intervento, di chiarimenti, è un caso noto in trattazione. Si tratta di una componente dell'impianto ascensore guasto, ordinato ma non ancora disponibile. Il problema è la presenza di una persona disabile per la quale si è attivata la consulta disabili, CRIBA, come acronimo della sigla dell'associazione, al quale si è proposto di porre soluzione ricorrendo ad una cooperativa, a cooperativa Amico, per fornire la dovuta assistenza alla signora all'occorrenza per le uscite e i rientri utilizzando un montascale portatile. Una delle ipotesi sul tavolo per il problema in generale è di disporre di alcuni alloggi parcheggio privi di barriere da utilizzare in caso di queste emergenze, ma è una questione non banale da affrontare in caso anche con il Comune di Trieste.
in modo tale da renderli edotti delle situazioni e poter assieme cercare una soluzione. Questa è la mail che ho ricevuto dall'ATER alla segnalazione della telespettatrice lunedì mattina, che ci diceva che per l'appartamento ATER in cui si trova non ha la facilità di uscita e di rientro a causa del fatto che l'ascensore è rotto e non può la signora, per andare in ospedale essendo disabile, a un ospedale o comunque le questioni quotidiane, non può affrontare le scale. Questa è la risposta dell'ATER, sperando che poi venga contattato, o magari lo è già stata, per tutte le risoluzioni del problema e quindi la fine di questo travaglio fondamentalmente. Abbiamo visto, e ne parleremo ancora, la cabinovia in centro, in città, in Piazza della Borsa. Marco Stabile ha anche fatto il punto, riprendendo un'intervista realizzata nel corso delle trasmissioni legate a Porto Vivo, ha fatto il punto sulla questione tecnica della cabinovia, come funziona, la velocità, il peso, tutto ciò che concerne il futuro impianto. Al momento la sola cabina è presente in Piazza della Borsa. Curiosità alle stelle nel primo pomeriggio, quando la cabina del futuro impianto a fune Trieste-Opicina, griffata Leitner, è stata posizionata in bella mostra in Piazza della Borsa. 10 posti a sedere, trasparente, adeguatamente zavorrata per resistere al vento, con la possibilità di accesso per carrozzine e biciclette grazie all'ampio spazio fra le sedute. Per ricordare esattamente le caratteristiche è meglio risentire l'idea di fondo dei progettisti dell'azienda. Teniamo conto che gli impianti a fune sono comunque impianti che nascono sempre in zone dove ci sono problematiche legate al vento. Qui utilizzeremo una cabina che avrà una conformazione tale per minimizzare la resistenza al vento, la cabina sarà anche zavorrata e si suppone, adesso poi verranno fatte le analisi di dettaglio, di poter raggiungere un esercizio comunque con velocità del vento tra 80 e 90 km all'ora. La cabinovia offrirà un ritmo di un veicolo ogni 20 secondi, abbattendo al minimo, se non azzerando, i tempi d'attesa nelle 4 stazioni, Trieste, Portovecchio, Bovedo e Opicina. La portata oraria massima sarà di 1800 persone l'ora per senso di marcia, la velocità pari a 6 metri al secondo, circa 22 km l'ora. Abbiamo l'ingresso nelle cabine che avviene al piano, quindi come su una tradizionale metropolitana, per cui è facilitato l'accesso sia di portatori di handicap, sia di carrozzine per bambini e sia anche l'accesso con le biciclette. Quante biciclette sarà possibile portare e come in cabina? Allora, le biciclette possono essere portate tranquillamente in cabina, fino a 3 biciclette per cabina, chiaramente riducendo parzialmente il numero di passeggeri. Sguardo veloce anche alla prima pagina del Friuli settimanale, la peggio gioventù. Preoccupa l'aumento di furti, risse e vandalismi di gruppi di ragazzi minorenni, spesso stranieri, rabbia e frustrazione alla base di una violenza quotidiana. Questo è il Friuli che poi lo affronta nelle pagine interne. Oggi i giovani fanno paura, 15-17 anni, risse, aggressioni, furti, vandalismi, sempre più reati compiuti da gruppi di minorenni. Questo si dedica il Friuli di questa settimana. Noi andiamo in pubblicità, ci vediamo però tra poco, quindi restate con noi. Bentornati in diretta con Sveglia Trieste. Buongiorno ad Alessandra Ricchetti, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle. Ben trovata. Buongiorno, buongiorno. Le leggo una mail che apre già gli argomenti. Al posto di Ovovia, perché non far funzionare il tram, tanto amato dai triestini e turisti? È molto più utile, erano pochi che protestavano perché nessuno sapeva per la manifestazione e anche se erano pochi non è da escludere con disprezzo. Posso dire che manca il sindaco Illy, quando ritornerà vi auguro buona giornata a Josephine. Al netto della volontà di Illy di tornare nella scena politica, è una delle diverse mail che guardano a quella che è stata la dinamica di questi giorni, da un lato i carotaggi, dall'altro la cabina in Piazza della Borsa. Ricchetti. Brutti momenti. Ieri ero lì del Faro della Vittoria perché c'era stata una conferenza stampa proposta dal comitato Novo Via e poi abbiamo avuto modo di andare in via Braidotti dove venivano effettuati dei carotaggi.
Brutti momenti per tanti motivi, vedere di fatto comunque a Trieste la presenza della Polizia di Stato in atteggiamento di antisommossa, è chiaro che ti fa un attimino un certo... io ho provato un brivido comunque, una difficoltà, cioè perché la gente che era lì erano residenti smarriti. E attenzione però, lo smarrimento si diventa sempre più esasperato. Io ho cominciato, prima riguardo al fatto che chiedessero degli interventi più, come dire, efficaci, come se controllare, denunciare, anche in tutte le forme, in tutti i modi, in consiglio comunale, con gli organi competenti, nei modi istituzionali non fosse sufficiente. È chiaro che la cittadinanza quasi sta premendo perché venga ascoltata, ed è questo quello che è angosciante. Mm-hmm. Una cittadinanza che non si sente ascoltata, dall'altra parte si vedono cose che sono inaccettabili. Mm-hmm. Inaccettabili perché farmi una presentazione di propaganda di una cabina in Piazza di Unità con tutta la gente che protesta solo per far dimostrare propaganda, cioè inutile che ce lo diciamo, è propaganda, in un momento in cui ancora non è concluso l'iter. Quindi tu mi stai dicendo che ritieni dalla tua posizione, vero, che sei legittimato di fregartene degli iter che è corretto? È quello il messaggio che tu mi stai mandando? Cioè c'è già il prototipo, quindi anche se l'iter non è concluso, tu vai avanti dritto per la tua strada. Voglio vedere veramente, ieri lo ha detto anche William Starz del comitato, vorrei vedere se uno dei cittadini di Trieste, mentre sta aspettando il suo iter per la costruzione della casa, decidesse, boh, intanto sapete cosa? Io so che ce l'avrò, comincio a costruire. Voglio vedere cosa succede. Allora questo la gente lo vede. Io spero solo che dopo questa situazione tutti quelli che continuano a dire non vado a votare perché sono tutti uguali si rendano conto, menzionando, guardando questo stato di forza, di polizia da tutte le parti, di impedire alla gente di andare a casa propria, di chiedere i documenti, ma le ordinanze, la comunicazione alle persone non viene data nei modi corretti, come fossero dei nemici da ghettizzare, ok? Io chiedo se la gente che non ha votato continuerà a non votare dicendo tanto sono tutti uguali. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno? Non cominciamo anche oggi con un'ora per cercare di capire una telefonata. È un telefono, non è tanto difficile da usare. Andiamo a leggere una mail. Parlate anche della rissa di pakistani a Udine, altro esempio di chi teniamo nelle nostre case e città, illudendoci, possano integrarsi. Questi non scappano da violenze, ma le portano nelle nostre strade sapendo di restare impuniti. Un'altra mail invece dice, adesso in via Perarolo, mi dicono già dalle 7 nuovi carotaggi, Ricchetti. Altra mail, buongiorno alla destra del governo, anche per colpa vostra del PD. Vabbè, non c'entra niente, PD. Non c'entra Ricchetti, dopo ci sarà Barbo, ve la prendete con lui. Non c'entro. Fatevi un esame di coscienza. Andiamo a vediamo se c'è sta telefonata. Buongiorno. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sono Eccoci, Elina, prego, ci dica. Ah, dottor Gullotta, buongiorno a lei e alla sua ospite. Speriamo che sempre sia un buongiorno. In riferimento alla cabinovia e quindi al Porto Franco Nord, detto anche Porto Vecchio,
c'è una pendenza di lite in corso sul porto franco internazionale. Poi un'altra cosa, basta che qualsiasi, come anche la consigliera, cominci a tirar fuori il trattato di pace, il memorandum di Londra, il trattato di Osimo, poi il decreto legge del 2017 a firma Padovan e De Rio, per vedere cosa si può fare e cosa non si può fare in Porto Franco, nord detto Porto Vecchio. Non è, davanti, diciamo, tutti quanti hanno la possibilità di controllare che tutto quello che si sta facendo adesso è completamente illegale. Non c'è niente di misterioso, non è che uno non può andare a verificare. Quindi non serve protestare, serve andare a vedere e dire chiaramente come stanno le cose. Non possono fare in Porto Franco Nord, detto Porto Vecchio, quello che stanno facendo. Addirittura anche nella legge 190-2014, presa con la 205 nel 2017, anche là, che comunque è una legge illegale, diciamo, contrasta anche con quelle leggi quello che stanno facendo. Non possono farlo. Quindi basta andare a controllare e vedere cosa sta scritto. La ringrazio e una buona giornata a lei e alla sua ospite. Grazie, è curioso che questo telespettatore che ci intasa con la sua propaganda ogni mattina non abbia chiamato quando c'erano Marchesic e Giurastante. Ma tant'è, andiamo da Laura Buccarella che si trova in Piazza della Borsa, non so se è già pronta con noi a collegarsi, dove c'è proprio la cabina, il pomo della discordia di ieri pomeriggio. Non so se lei era presente, Ricchetti, no? No, perché... sono stata presente sia in commissione trasparenza, altro bel fatto, perché si parlava nuovamente dello stadio Rocco, della rinzolatura. Certo, dopo ne parliamo. Ed ero prima... La mattina, sì. La mattina lì, cioè io devo anche lavorare. No, ovvio, quindi... le chiedevo, non era un appunto. No, ma me l'hanno chiesto, lo dico perché so che non è un appunto da parte sua, però... Siccome me l'hanno chiesto anche lì, sì, certo, lì del Faro, ma ci sarà oggi pomeriggio? Ho detto, sì, ricordiamo che il consigliere comunale ha sì un suo, non so se chiamarlo stipendio, un suo indennizzo, però non è... No, io devo... Tutti lavorano. Io lavoro, sì, chiaramente, praticamente tutti lavorano quindi bisogna conciliare anche se quello. Non voglio che il mio rettore mi metta a spalle al muro inchiodata al muro. Andiamo da Laura Buccarella, vicino alla famosa, celebre e contestata cabina che alcuni chiamano gabina, un po' alla balneare. Buongiorno Laura. Buongiorno a te, alla tua ospite e a tutti i telespettatori naturalmente. Sì, ci troviamo proprio davanti alla famosa cabina della Cabinovia, l'esempio appunto che è stato posto qui in Piazza della Borsa. Abbiamo già visto, pur essendoci poche persone, insomma, naturalmente, vista l'ora, alcune persone insomma che la fotografano perché sono incuriosite, magari ecco, c'è qua anche questa signora che magari adesso cercheremo anche di sentire se ha piacere insomma di dirci qualcosa. Signora, buongiorno, vedevo che fotografava l'esempio di Cabinovia, cosa ne pensi? Sono contrarissima, sì, abbiamo il tram, piuttosto preferisco quello. Ma non le piace quindi questo manufatto? No, documentario, no, sono contraria. Quindi la foto adesso che l'ha vista è ancora più convinta? Sì, contrarissima. La foto era più per contestare, insomma. Sì. Ho capito, va bene, grazie signora, grazie. Allora, una delle persone appunto che abbiamo intercettato, prima ne abbiamo sentita un'altra, però non ha voluto parlare al microfono, ci diceva che era semplicemente incuriosita da questa cabina e voleva fotografarla proprio prima di andare al lavoro. Quindi ci sono un po' naturalmente le due anime che poi dividono, no, la città, come abbiamo detto più volte. Allora, c'è anche l'assessore Rossi, non so se riusciamo a Attenzione. Intercettarlo. Allora, lo vediamo può qui succedere di tutto, al telefono. Allora, praticamente. Può succedere di tutto. Allora, però è al telefono, non so se possiamo disturbarlo, fra un poco magari ci avviciniamo perché sta dettando, sentiamo un indirizzo mail, quindi non vorremmo disturbarlo. Siamo in diretta, assessore. Buongiorno,
Buongiorno Assessore. Ciao. Ciao. Siamo in diretta, proprio la peschiamo in diretta. Prendiamo un caffè, adesso devo prendermi un calmante. Cosa fate? Allora, no, sono venuto a vederla, non l'ho vista ieri. Ah, ecco, no, è venuto. Ecco, vediamo. Esteticamente è bellissima, no? Bella, una bella architettura, eccetera. Poi il resto, niente, beh, insomma, ha fatto bene a mostrarla così com'è, logicamente è un elemento che non è importante. Credo che la gente, in qualche modo, quelli che sono contrari, cioè, ce l'hanno poi su questo discorso e questo percorso in cui, arrivando a Piccina, si deve tagliare una fetta di bosco, è tutto lì. Credo che il problema sia questo, ma insomma io ho già espresso il mio parere proprio alla vostra emittente, per cui è un'occasione quella di partire con un'alternativa a quello che è il traffico su ruote, e quindi va bene. Poi io su alcune cose qualche correzione la farei, adesso in mano al sindaco, abbiamo parlato, io nella sostanza io sono un po' perplesso sul tratto orizzontale a Porto Vecchio. Porto Vecchio, no? Ritengo assolutamente una forzatura, ecco, perché insomma faccio 2 chilometri in orizzontale, non lo so cosa ho risolto, insomma Porto Vecchio io lo vedo qualcosa di estremamente moderno, come un grande parco cittadino in cui, come in tante altre città, entri su un minibus elettrico o senza porte come in aeroporto, vai a destra, a sinistra, monti, scendi, 3-4 fermate. Questo è il traffico che io vedrei Porto Vecchio, quindi non vedo l'opportunità di prendere la cabinovia al Molo Quarto per trasferirmi 500 metri dopo, che al limite potrei fare a piedi, va bene, al magazzino 26. Per il resto, insomma, io non sono contrario alla cabinovia, anche se è da tempo che li faccio riflettere sul fatto che l'utilizzo è prevalentemente turistico, perché solo applicando tariffe di 5, 6, 7 euro, allora cominci a fare un po' di economia per poter sostenere la gestione dell'impianto, e poi io so che ci sono anche altri progetti, ma sostengo che il tratto più, diciamo così, corretto sarebbe stato quello di cui già si parlava 20 anni fa, quando io sono entrato in comune sui lavori pubblici, di fare questo da Barcola a Monte Grise, che se voi vi mettete, no, sul Molo Audace, guardate la città, sì. Vedrete la differenza tra quello che potrebbe cosa essere, parliamoci chiaro, anche l'impatto, perché questo è un problema sia... Cioè, dicendo l'ospite in studio che è Alessandra Richetti, la consigliera appunto del Movimento 5 Stelle, che era una cosa che aveva detto anche lei, insomma era uscita anche da parte appunto del suo movimento, sì, se non comprendo male. No? Quando era stato scelto proprio dalla sua iniziativa di andare avanti in questa direzione, quando era stato scelto, avevo cercato di capire se c'era la volontà di andare tutelando anche quello che era il bosco e quindi un collegamento dalla per parte tutelare del, anche il bosco del, no? del, quindi... del castello verso Monte Grisa, peraltro sapendo che c'è già un parcheggio, c'è il parcheggio della Sissa, c'è il parcheggio che, e c'è anche l'utilità non solo turistica, ma c'è anche l'utilità che è quella determinata da mettere in collegamento la comunità scientifica del Centro Internazionale con quella della Sissa, cosa che è costantemente Bernardo. Un problema. Sì, Laura. Certo. C'è un altro colpo di scena, abbiamo trovato l'assessore Rossi, c'è anche l'assessore Bertoli, è arrivato in questo momento. Allora, innanzitutto salutatemi la Richetti, lei sa che io sono innamorato della Richetti, che è una bella ragazza, va bene, quindi ciao cara. E la seconda, non sono qui per caso, sono arrivati perché adesso noi prenderemo questa cabinovia e ci trasferiremo a Piccina, dove fra una decina di minuti ci potete trovare alla stazione di arrivo. Quindi era tutto concordato, adesso vi lascio al Deus ex machina del nostro bilancio, quello che ha i soldi, li vedete che dietro al portamonete li
cascano i petrodollari di cui, che distribuisce i vari assessori. Bene, io vi saluto, vi auguro una giornata. Grazie all'assessore Rossi. A tutti quanti e vi lascio con l'amico Everest. Ciao ragazzi, buona grazie, giornata. Grazie assessore, buon lavoro. Allora ci avviciniamo all'altro assessore, all'assessore al bilancio Everest Bertoli, che è arrivato anche lui qui alla cabina della Leitner. Allora assessore, buongiorno intanto. Abbiamo già visto qualcuno che fotografa, chi contrario, chi a favore, però abbiamo raccolto un po' di pareri. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Tra l'altro appunto con questo blitz imprevisto, perché eravamo qua anche con Vittorio insomma a vedere, beh è vero insomma, abbiamo voluto aprire nella strategia anche di comunicazione che questo comune sta portando avanti, stiamo cercando di far comprendere sempre di più la cittadinanza come verrà realizzata anche dal punto di vista quest'opera molto importante e ricordo finanziata interamente dal PNRR e dal governo e da Bruxelles, così insomma i cittadini possono toccare con mano, possono vedere effettivamente quello che sarà la cabina, una delle tante cabine che sarà, noi ci auguriamo insomma, in opera e regime tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. Questo è proprio il modello che è un po' diverso, no, da quello si è detto, da quello che era stato il rendering. Certo, è un modello diverso anche perché qui sta anche la serietà del progetto del Comune di Trieste, ma anche della società che lo sta realizzando. Non ci sono dei modelli standard per tutta l'Italia, per tutto il mondo. Questo modello si sta realizzando appositamente per Trieste, per la città di Trieste, per tener conto anche delle caratteristiche e delle peculiarità che ha il territorio anche dal punto di vista ventoso. Cioè anche dal punto di vista ventoso, quindi è una sottolineatura importante questa, perché oggi è una giornata di Borino, insomma, quindi è abbastanza insomma, tipica, no? della nostra città, fra l'altro oggi comincia la Barcolana, quindi il vento associato a questo è molto importante, quindi la sottolineatura sul vento è importantissima. Importantissima e voluta. Trieste è una città bellissima, meravigliosa per le sue peculiarità. Ieri avevamo 35 gradi, si girava in maniche corte, sembrava Ferragosto. Oggi abbiamo questo Borino leggero, magari altre volte ci sarà e sicuramente ci sarà, continuerà ad esserci la bora e lo sappiamo. È chiaro che se la bora soffierà sopra i 100-120 km all'ora, questo impianto, così come tanti altri impianti, si fermerà. Se ci sarà la neve non girerà questo impianto, come non gireranno nemmeno le macchine, perché lo sappiamo, ma con un vento attorno ai 50-60, o come sostengono i tecnici della Leitner, che lo stanno progettando, è compito della politica e dei cittadini anche di fidarsi delle persone che hanno studiato qualcosa in più di tutti gli altri, perché si hanno speso anni e anni all'università per studiare, diamogli atto anche questo, stanno progettando un impianto che probabilmente andrà anche a 80-90 km all'ora. Probabilmente. Non naturalmente la cabinovia a 80-90 km col vento. 80-90 km all'ora, no, per amor di Dio, insomma, guarda che già così, insomma, perdonato il lapsus, già così comunque con una cabinovia a regime, pensate che si potrà andare da Opicina al Molo Quarto in 14 minuti, senza nessun tipo di traffico, andando per fare una passeggiata, andando per lavorare, portando la bici, portando la famiglia, oppure anche perché no, e questo per i numerosi turisti, ricordo che Trieste ha toccato quest'anno oltre 700.000 sbarchi solo dalle navi, per non considerare le altre, perché no, farsi una bella risalita oppure una discesa guardando il mare è un viaggio unico, una gita unica che meriterà anche il prezzo del biglietto, che sicuramente, così insomma faccio stare tranquilli anche i membri di chi pensa a voragini economici, fanno un prezzo del biglietto che sicuramente per i triestini sarà quello dell'abbonamento dell'autobus, ma per i turisti sarà un prezzo del biglietto assolutamente diverso. Abbiamo varie simulazioni che ci permettono di tenere il bilancio di questa opera molto importante in perfetto equilibrio. Allora c'è Alessandra Richetti che vorrebbe farle una domanda, è ospite in studio del nostro Bernardo Gulotta, allora provo a fare da tramite. Laura, mi incuriosisce la presenza di questo signore Richetti. Però. Sì. Incuriosisce la presenza di questo signore. Allora, voleva dire qualcosa. Finalmente si può andare sul carso con i nipotini, no? Senza che dopo gli fa soffiare, che niente, si può bere il bicchiere, se viene solo tranquilli. Davvero questo? Ah, ok. Per il bicchiere. Allora lei è favorevole, mi pare di capire. Favorevole. Beh, okay. Abbiamo trovato anche un cittadino favorevole, allora, gradisce anche Laura, con i nipotini, dice signore, va bene, sì. Allora, un attimo solo, perché abbiamo una telefonata da tipo mezz'ora e poi la Richetti che vuole chiedere a Bertoli. Sentiamola allora. Sentiamo chi è in linea, buongiorno.
solo me. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, prego. Buongiorno, prima di tutto saluto l'ospite che avete in sala con voi. E quello che mi interessava più di tutto è, noi siamo triestini, tutti, e ci interessa che, ad esempio, come tipo il sindaco, ascolta la gente quello che vuole, non che vengano fatte delle cose senza, come si può dire, quel che piace alla gente nostra. Mi sento un po' emozionato. E questo della funivia, a me non piace. Io non vedo l'ora che funzioni il tram di Opcina, che ancora oggi non funziona, come dire. E la città non è pulita. Io giro per Trieste, sono un idraulico, e vedo che la città fa anche un po' schifetto, come si dice, che sarebbe più pulita. La gente stessa che lascia sporco tante volte. Tante volte mi capita di trovare uno che fuma una sigaretta, butta per terra, e gli dico, ma per terra è un portacenere? Gli dico, e non certo. Penso che non è bello questo. Okay. Come che anche tante altre cose che Trieste, mi piacerebbe vedere più, la gente più... diciamo, la città è bella, niente da dire, perché abbiamo tanta gente coccola, simpatica, gente che rispettano gli altri, però un po' di più sarebbe meglio. Questo funivia per me non serve niente. Ok, grazie. Allora, grazie per il suo intervento. Una mail dice: dovremmo chiedere ai nostri figli se vogliono loro l'uovo via, perché per noi sarà un giorno finita, saremmo già tutti morti e sepolti quando la realizzeranno, chissà Dio. Ricchetti, prego. Non cercavo di capire cos'era il... tanti sono le cose che faccio fatica a comprendere. Da una parte c'è il fatto che si sta dicendo che è un'opera, da parte dell'assessore Rossi, che è un'opera turistica. Quindi i prezzi saranno fondamentalmente legati Un attimo, Ricchetti, dobbiamo cambiare le batterie del microfono. Intanto la mail dice proprio indirizzata a lei. Gliela leggo. Cara signora Ricchetti, non parli di stato di polizia, perché altrimenti la invito a informarsi su cosa succedeva in Argentina, in Uruguay o in Cile negli anni 70-80. Io ho parenti che hanno vissuto quel periodo, per favore non paragoniamo gli eventi storici. Adesso potrei replicare. Altra mail dice: non sono favorevole alla Lobovia, ma sentire le critiche fatte con tanto calore da una rappresentante dei 5 Stelle che hanno fatto tanti danni all'Italia fa veramente arrabbiare e anche sorridere. Vabbè, insomma, questo riguarda anche temi come abbiamo parlato altre volte, nazionali, fa il 110, il reddito di cittadinanza, eccetera. Questi, viene messo tutto nel calderone, fondamentalmente. Prego. Vuole chiedere qualcosa all'assessore, che credo che sia lì con le braccia incrociate che l'aspetta, no? Ma adesso la domanda che avevo prima in mente mi è ben che sfuggita di testa, perché l'assessore ha parlato di un'opera che sarà comunque sostenibile, esatto. Ma non mi ha mai risposto, per esempio, su tutti quei costi che saranno di gestione e che sono legati alla situazione particolare di questa linea. Costi di gestione. Nel senso che ho parlato con gestori di altre aree e mi hanno spiegato che il problema per noi, il problema del vento, non sarà solo un problema di chiusura, ma sarà un problema di costi e di oneri della gestione. Perché invece di avere ogni tot anni il fermo con relativo smontaggio delle cabine, con relativo revisione del cavo, sostituzione del cavo, che è un costo paragonabile a quello del PNRR, cioè dei costi della realizzazione, molto paragonabile, dell'ordine di grandezza, diciamo, perlomeno, e lì non ci sarà più il PNRR. L'altra domanda che faccio è: siamo poi sicuri che il PNRR poi pagherà quest'opera? Perché ricordiamoci che qui in regione si stanno vedendo degli strani spostamenti di dirigenti che prima erano che si occupavano di dare il parere sulle
su quella che è proprio la pertinenza dell'Ovovia e del progetto stesso, adesso vengono spostati e uno si domanda come mai ci sono questi spostamenti di questi dirigenti. Ma in Europa sarà difficile spostare dirigenti, quindi la Commissione europea è stata ben chiara: se quel progetto non rientrerà in quelli che sono i canoni, i limiti, quindi di tutela dell'ambiente, i soldi del PNRR non arriveranno. E chi pagherà? Sia per la gestione futura, sia per la realizzazione. Perché stiamo già adesso investendo dei soldi che non sono stati ancora ricoperti dal PNRR. Glielo chiediamo all'assessore? È lui. Laura, se hai lì Bertoli, se non è andato via. Riusciamo forse... Sì, è qui, cerchiamo di sintetizzare. Allora, erano due le domande, però sono abbastanza articolate, vediamo se riesco in qualche modo a sintetizzare. La prima credo riguardasse proprio i costi di gestione, no? I problemi anche legati al vento e quindi la manutenzione, la gestione, insomma, poi rischia di essere più pesante di quello previsto? Sì, assolutamente, ecco, rispetto a tutti gli altri. E poi un'altra domanda... Ecco, rispetto a quello che era previsto per quanto riguarda una normale camminovia che sia in condizioni diverse. Non risolve i problemi. E poi l'altra domanda riguardava la sicurezza, la certezza che poi il PNRR copra effettivamente i costi, i costi dell'opera. E questa è un po' visto che ci sono la domanda. Allora, sia di realizzazione ovviamente che di manutenzione, no? Perché diceva Richetti i costi di manutenzione sono assolutamente paragonabili a quelli di realizzazione, se era questo un po' il parallelo che faceva. Cosa può rispondere? Come ordine di grandezza ovviamente, sì. Cosa può rispondere a Richetti? Richetti, dico, parto dall'ultima affermazione, effettivamente qui forse stiamo... anche probabilmente in buona fede, ma per ignoranza, nel senso che per ignoranza che si ignora la materia, stiamo dando numeri a caso. I costi di realizzazione della cabinovia sono 64 milioni di euro, li conoscete tutti, sono tutti finanziamenti arrivati dal PNRR, dai fondi complementari europei. Non sono arrivati. La gara d'appalto è già stata fatta, la società lo ha vinto per quell'importo, che tra l'altro ha avuto anche un ribasso d'asta, e quindi potrà essere utilizzato qualora ci fossero degli imprevisti. Affermare che i costi di gestione della cabinovia siano paragonabili ai costi di realizzazione vuol dire dare veramente numeri a caso. I costi di gestione annuali della cabinovia sono assolutamente e nettamente inferiori ai costi di realizzazione, non fanno parte, non potrebbe essere così, nei costi di realizzazione, faranno parte i costi di gestione dell'esercizio e della manutenzione ordinaria, saranno a capo del soggetto gestore, molto probabilmente, lo diciamo, potrebbe essere Trieste Trasporti che ha già fatto richiesta e vorrebbe interessato, ma sono assolutamente inferiori e nel nostro piano economico finanziario, non realizzato dall'assessore Bertoli che magari insomma di bilancio non ne capisce nulla, ma realizzato da tecnici assolutamente autorevoli e anche esperti dell'università e non solo, questi costi di manutenzione e gestione stanno assolutamente all'interno dei costi di esercizio. Tant'è vero che con le simulazioni che abbiamo fatto, ovvero quello di mettere un biglietto pari ad 1,30 euro, quello dell'autobus, per tutti i triestini e non, abbiamo un utile d'esercizio di 1 milione di euro all'anno. Un utile d'esercizio di 1 milione di euro che nessun trasporto pubblico ce l'ha, tutto il trasporto pubblico è in perdita. Basta pensare che solo il tram, quando funziona e speriamo che parta il prima possibile, presenta 1 milione di euro di perdita all'anno. Okay. Ammesso diciamo e non concesso che avessimo sbagliato i flussi e magari il numero delle persone inizialmente, visto quando l'opera entrerà in regime, sarà inferiore a quello che abbiamo previsto, abbiamo in mano una leva estremamente potente e importante che è quella del biglietto turistico, ovvero, o meglio, io lo chiamo così, il biglietto per i non residenti. Ah, okay. Basti pensare che quando si va a Treviso e si prende la cabinovia di Treviso si pagano 14 euro a persona, per andare su e giù. Quindi da 1,30 euro a 14 euro c'è un tale margine di manovra per tenere in
esercizio replico e per tenere soprattutto in ordine i conti. Pertanto una delle preoccupazioni del comitato Nuovo Via, oltre a quello che crollerà il costone o che chissà cos'altro nefasto succederà, quello insomma della voragine economica non è assolutamente né all'ordine delle idee e delle preoccupazioni né è provata. Torno a dire, abbiamo un tale margine nel gestione e nel lavorare con i biglietti, col prezzo del biglietto per i non residenti, che è l'ultima delle nostre preoccupazioni. Laura, devo andare in pubblicità. Questa è la risposta netta insomma dell'assessore. Va bene, ti lasciamo allora andare in pubblicità, poi se vorrete insomma avremo un'altra sorpresa. Va bene, torniamo tra poco, dobbiamo andare in pubblicità. 7 minuti fa, chiedo pazienza anche a chi ci sta telefonando, chiedo scusa personalmente, ci vediamo tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, in studio con noi Alessandra Ricchetti del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale. Abbiamo una telefonata, poi torniamo da Laura Buccarella. Buongiorno. Pronto? Buongiorno, chi è in linea? Pronto? 3, 2, 1, niente. Mail, forze dell'ordine per i no cabino via. Questa la leggiamo, poi Laura, arriviamo subito da te e dall'ospite che avrai. Anche. A chiarimento per chi non sa cosa facciano le forze dell'ordine e hanno paura. Le forze dell'ordine sono a servizio del cittadino, se qualcuno ha paura vuol dire che non si comporta bene. Il fatto di avere forze dell'ordine è a causa di quei nuovo via che hanno tagliato il tubo di pressione di una macchina che fa sondaggi e costa migliaia e migliaia e migliaia di euro perché non può essere riparato ma va completamente sostituito. Lo paga la Ricchetti e di nuovo cabino via il danno, forse eventuali ulteriori danni? La Ricchetti ha paura delle forze dell'ordine perché fa cose che non vanno fatte. Io quando vedo le forze dell'ordine mi sento sicuro e protetto perché so che fanno il loro lavoro. Io invito la persona che ha mandato questa lettera, che è assolutamente fuori dalle righe, a venire dove ci sono in questo momento i carotaggi e a vedere cosa succede. Perché, perdonate, vorrei vedere se sotto casa vostra si presentasse comunque una situazione in cui trovi delle forze dell'ordine in assetto di antisommossa. Non è la questione se chi è dall'altra parte è una persona che ha paura o non ha paura. È una questione proprio di disagio dei residenti che per passare e per far passare anche i loro amici o anche le persone che devono venire a casa loro perché ci sono dei disabili, perché hanno bisogno della badante indifferente, devono in qualche maniera mostrare il proprio documento e poter passare. Scusatemi, non mi sembra una cosa normale e non sembra nemmeno normale che la popolazione non sia stata avvisata per tempo. È una forza di potere, è chiaramente un esercizio di potere. Ieri le forze dell'ordine, che io comunque conosco, con cui ci siamo confrontati in altre occasioni, tanti di loro li ho visti perché ho richiesto la presenza dell'intervento del questore per delle situazioni che c'erano a San Giovanni via Bonomo, no, certo, e simile. Sì, sì. Sono andata io stessa a richiedere la presenza delle forze dell'ordine in certe situazioni critiche. Questi hanno dovuto cercare di dire che lo facevano perché era una situazione di cantiere. Ma signori miei, no, non raccontiamoci, perdonatemi, non raccontiamoci queste storie, perché sempre in una situazione in cui c'era il cantiere davanti a una scuola con i bambini, con i camion avanti e indietro via strada di Rozzol, che passa solo il camion, non passa niente, nessun altro, non c'era nemmeno il vigile della polizia locale. Quindi no, non è vero che le forze che quelle sono per la sicurezza dei cittadini. È chiaro che sono state richieste dal sindaco perché sa perfettamente che è un'opera non voluta, punto. Ricchetti, andiamo da Laura Buccarella, che vedo in compagnia del consigliere Grilli. Buongiorno di nuovo a entrambi.
Esatto, allora siamo dopo gli assessori che abbiamo incontrato prima, abbiamo un ex assessore della Giunta di Piazza, adesso consigliere regionale Carlo Grilli, al quale volevamo chiedere appunto cosa pensa di questa cabina, della cabinovia. Beh, diciamo che siamo in un punto nevralgico della città e finalmente le cabine si possono vedere e quindi vedo anche i cittadini comunque che si fermano a guardarle. Siamo in una città che in questo momento sta correndo per essere effettivamente una città al centro dell'Europa. Il fatto che ci sia una mobilità sostenibile, nel vero senso della parola, che dia la possibilità a giovani, anziani, a persone con portatori di disabilità, ma anche a tutto quel cicloturismo di cui ne sentiamo veramente il bisogno, credo sia veramente un'opportunità. Ho sentito poi ieri i tecnici che parlavano che la stanno proprio realizzando in funzione del nostro territorio, quindi io direi che siamo in mani sicure e credo che questo sia un progetto che debba andare avanti. Esteticamente come la trova? Beh, esteticamente è molto bella, però credo che l'importante sia la funzionalità e la fruibilità, questo è l'importante. In un momento in cui l'ecologia sta a grandi passi prendendo piede in tutte quante le iniziative, sia politiche sia imprenditoriali, questo credo sia un buon esempio. Grazie, grazie, le lasciamo andare al lavoro, grazie. Arrivederci. Grazie, grazie anche al grazie. Consigliere regionale Carlo Grilli. Allora, qui appunto abbiamo sentito alcuni pareri, adesso comincia ad animarsi un pochino anche la piazza della Borsa. Comunque questa è la cabina della cabinovia che vi avevamo già fatto vedere ieri. Abbiamo sentito anche le parole di rassicurazione riguardo proprio la tenuta in caso di bora, che è un po' quella che la preoccupazione che hanno in tanti, no? Sì. Se volete anche uno spunto di riflessione e di discussione anche certo. Questo. Per il momento quindi vi restituisco la linea allo studio. Grazie Laura, ne abbiamo tantissimi anche via mail, abbiamo una telefonata, speriamo, buongiorno. Pronto? Ma c'è qualcosa che non va oggi nei telefoni, non posso credere che in quattro non sappiano usare un apparecchio. Buongiorno! Ma ci deve essere... Probabilmente qualcosa che non va oggi nelle telefonate. Una mail dice: buongiorno, ieri in piazza della Borsa c'era una cinquantina di persone a protestare contro la cabinovia. Spero che tutti i partiti che sono contrari alla cabinovia dovrebbero organizzare una grande manifestazione contro questo debito che si farà. Inoltre chiedo alla consigliera Ricchetti se mi sa dire qualcosa sui servizi igienici da costruire nei cimiteri dove non ci sono ancora. Scrive Nevio Tool che su questo tema ne ha fatto una questione di vita. Prego. Allora, intanto vorrei riprendere, perché sono state fatte delle affermazioni dall'assessore che sono in contraddizione peraltro con l'assessore Rossi, ma d'altronde abbiamo visto anche ieri in commissione trasparenza sul Rocco che questa giunta va ognuno per la sua strada e ognuno gioca la carta del è colpa dell'altro e non responsabilità e non si prendono le responsabilità sulle azioni che fanno. Allora mi ha preso in giro perché non saprei quelle che, infatti io non mi arrogo il diritto di essere mi è caduto il microfono quindi lo tengo così. Intervengo. No, non c'è nessun problema. Allora, interviene il collega. Sì, grazie. Sì, può essere un po' fastidioso tenere il microfono in mano. No, più che altro è difficile concentrarsi. Mi ha parlato di non conoscenza di quella che è la materia. Tanto è vero che io vado comunque di solito sempre a contattare quelli che sono i tutori della materia, quelli che sono gli esperti. Mi rivolgo sempre a ingegneri, non è che mi vado a inventare le cose. Forse è lui che non sa di cosa si parla quando si sta parlando di ordine di grandezza. Ma resta il fatto che non stanno prendendo in conto di quello che significhi prendere tutte le cabine, portarle via, sostituire il cavo, perché il cavo viene allentato dalla bora. Questo è il vero problema, cioè questo è il grosso onere in una struttura che non vedrà i costi di PNRR. Altri numeri che ha sperato lui a caso, concedetemi, perché lo stesso assessore
Rossi lo ha detto, questo non sarà un'opera che risolverà i problemi di collegamento e quelli dei residenti, ma è un'opera che in qualche maniera vedrà la sua realizzazione nel turismo. Attenzione, il PNRR richiede che ci sia un trasporto di massa per la città, non un'opera turistica. Quindi un altro motivo perché i fondi PNRR non arrivino, oltre al discorso della distruzione di un'area che è tutelata, e anche questo all'interno del PNRR è ben chiaro che non deve essere presente. Quindi i fondi PNRR probabilmente non arriveranno, quindi non raccontiamo alla gente, come è stato fatto per gli asili, che i fondi PNRR sembrava fossero arrivati e invece di fatto poi hanno dovuto rinunciarci. Sì, sì, sì. No, quelli non sono mai arrivati, mai arriveranno. Cioè c'è stato uno sbandieramento un anno fa che costruiremo asili, 11 milioni di euro, che non arriveranno mai, perché abbiamo dovuto rinunciarci, visto che l'area in cui sarebbe stata realizzata il polo educativo e guarda caso un'area a rischio idrogeologico, e siamo di nuovo qui. Finisco solo su questo. Costi, stiamo parlando di 6 euro per quelli che vengono da fuori Trieste, ma allora che discorsi stiamo facendo? Stiamo cercando di fare un'opera che non è di massa, che dovrebbe aiutare a eliminare il traffico che viene da nord verso la città, e faremo pagare ai pendolari, ma voi mi trovate quei pendolari che sono disponibili a spendere ogni giorno un abbonamento di 6, 7, 10 euro quotidianamente per venire a lavorare in città? Ma trovatemeli, e non essere certi che poi potranno tornare con l'ovovia, ma che dovranno in qualche maniera forse aspettare che il tram sia completato. Sentiamo una telefonata, forse. Buongiorno. Sì. Sì, pronto, buongiorno, sono io. Sì, prego. Sì, buongiorno. Faccio rispettosamente notare che meno di un anno fa, nel piccolo Montenegro, è stata inaugurata una cabinovia che porta dal mare, praticamente dal livello del mare, a 1350 metri, in 11 minuti 40 gondole. 40 gondole in 11 minuti a portare da zero dal mare a 1350 metri. E questo nel piccolissimo Montenegro, non a New York. Qui si sta parlando di il tram, rimettiamo a posto il tram. Certo, certamente, favorevolissimo. Intanto viene anche il tram, usufruisce di contributi annui abbastanza sostanziosi. E poi a forza di far fermate, quante persone pensiamo di poter far transitare nei due sensi? No, assolutamente è bello, è storico, va tenuto, ma non possiamo fermare il progresso. Okay. Adesso lancio una provocazione, ma così passatemela. Cosa vogliamo mettere i monopattini, signora di 5 Stelle? Mettiamo i monopattini elettrici per andare a officina e venire in giù? No, mi sembra di no. È solo una provocazione, una buttata della mia. Okay. Comunque è noto che nella bandiera cinese ci sono 5 stelle. Quindi tutto questo, visto che noi cominciamo a divagare, di monopattini ne abbiamo, va bene. È grazie. Stato un grande favore di Conte. Si sta allungando con l'acqua. Buongiorno, non pretendo che la legga in diretta. Tempo fa, non molto tempo fa, avevo parlato proprio con lei riguardo la città dei 15 minuti a Londra. Lei mi aveva ribadito che secondo la sua opinione tutto funzionava molto bene. Ora anche il mondo sa che i famosi Blade Runner stanno mettendo fuori uso tutte le telecamere di controllo. Ogni tanto che noi cittadini ci vediamo lungo, non so di cosa stia parlando. I 140 miliardi finora spesi graveranno sui cittadini per 2.000 euro pro capite, neonati ed anziani compresi, 2.000 euro tolti ai servizi sociali e alle esigenze pubbliche. Risultato, qualche centinaia di migliaia di edifici, tra cui ville e seconde case al mare, rivestiti da 15 centimetri di poliestirene, con muri che non traspirano più, e con un generale aumento dei costi di riscaldamento e ciliegina sulla torta, cosa ce ne faremo tra 15 anni delle centinaia di migliaia di tonnellate di polistirene da smaltire, quindi cos'è, il 110?
parla di questo. Era necessario mica mettere polistirene, io ho messo altro, io ho messo fibra di legno, assolutamente, di cosa stiamo parlando? Buongiorno, la Vovia faciliterà l'accesso da nord degli immigrati, scrive Lorenzo, ok? Mi chiamo Andrea, ottima Lovovia, però i vetri dovrebbero essere più spessi, più grossi, perché quando comincerà ad andare su e giù, quegli altri arrabbiati e imbufaliti ci tireranno con la fionda, ma speriamo di no. Okay. Allora, la vera questione rispetto a quella che è stata la telefonata precedente, visto che il signore è stato un attimino polemico, non è il se si può realizzare o meno a livello tecnico. A me questa parte qui proprio non mi interessa, non è questo. Tanto è vero che dicevo che avevo cercato nell'ottica della collaborativa, visto che questa giunta ogni tanto dice che non c'è collaborazione né proposte, avevo cercato di far deviare il percorso in un'altra area in modo da andare a tutelare quella che è il Bosco Bovedo, ok? In modo anche da evitare che ci sia uno scempio anche lì dove c'è il parcheggio, dove verrà realizzato il parcheggio, arrivare verso il Monte Grisa, dove il parcheggio è già realizzato a monte e dove il parcheggio è già realizzato a valle, ok? Perché c'è tutto il parcheggio appunto del ancora libero della Sisa che è stato utilizzato, no? E comunque c'è un progetto per realizzare un altro parcheggio e comunque è un'area di basso pregio e ci sono tante motivazioni. Sì, forse è un handicap, c'è la villa di Piazza e quindi probabilmente questo non andava bene, nel senso che passare davanti alle case dei residenti di via Peraroli sopra, strada del Friuli, che diciamocelo, la questione, come dicevo, che volevo completare, è proprio un'altra, diciamocelo. Cioè abbiamo i residenti di adesso che si trovano con le forze dell'ordine, ma che sono anni che hanno difficoltà a salire per strada del Friuli perché la strada continua a franare e l'amministrazione nulla può in questo, perché questo è quello che viene detto. Un tram de Occina che ha impiegato quanto per la realizzazione e quando chiediamo informazioni rispetto al fatto che certe opere vengono fatte con tempi che non sono legittimi, che i bandi che vengono fatti, che hanno delle caratteristiche ben specifiche, poi non ottengono una risoluzione nei tempi e nei costi. Questa è un'amministrazione che ha fatto dei bandi che poi sono falliti completamente, Ponte Verde, Ponte Bianco. Questa è un'amministrazione che pensava di realizzare dei progetti di parcheggi a Roiano e che ha poi dovuto ricredersi di fronte al fatto che ci sono dei corsi d'acqua, come prima non c'erano questi corsi d'acqua. Cioè, insomma, ne potremmo parlare e che sta ancora aspettando l'acqua marina. Signori, di questo stiamo parlando. Questa è la vera situazione. Se vuole completare. Diciamo che sono un po' in difficoltà da questo via Baidi. Allora, volevo leggere alcune mail, abbiamo una telefonata, forse è meglio andare a sentire chi è in linea. Buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Sono Gabriela. Fare una opera con la forza pubblica non è normale. Non è normale in una città, non è normale che in questo momento ci sia una signora in casa chiedendo aiuto perché la forza pubblica vuole entrare a casa sua per fare dei carotaggi o non so che cosa. Non è normale in questa città una cosa del genere. Per favore, finiamo con questa violenza che ci sta dando la giunta di piazza e mandando al vicequestore a fare un'opera pubblica. Il vicequestore dovrebbe fare altre cose in questa città e non fare questa forza lì per fare un'opera
un'opera che non si dovrebbe neanche iniziare a fare perché non ci sono le carte, e quindi in Friuli Venezia Giulia queste cose non si sono state mai viste, mai viste nel cantiere. Abbiamo la A4, mai è stata la polizia, con tutti questi problemi, morti e tutto che ci sono in strada, quindi c'è qualcosa che qua non sta andando bene, c'è qualcuno che sta sbagliando qualcosa. Per favore, aiutate queste persone di strada del Friuli che hanno bisogno di aiuto, perché questa forza così con il residente non va bene. Grazie, okay. Buongiorno. Grazie Gabriella. Vuole fare una nota di chiusura, visto che sono quasi le 9? E nulla di più di quello che avevo detto prima. Concordo con la signora, la situazione è molto faticosa da vedere, perché chiaramente questo invito comunque a tutti a mantenere la calma, perché trovarsi con queste prove di forza mette in tensione comunque la popolazione, e mette ancora più in tensione vedere quella cabina quando le carte ancora non ci sono, perché si vede un esercizio di propaganda e di forza che è inaccettabile. Le faccio una domanda veramente da mezzo minuto, sì, perché riprendo una mail. La mail dice, che scrive Elio, non sarà che il tram di Opicino non funziona perché si vuole promuovere l'Ovovia, visto che le due cose... Un attimo, visto che le due cose sono in concorrenza operativa, ma secondo lei sono veramente in concorrenza speculare? Allora, sono in concorrenza perché, diciamocelo, con tutto questo tempo che c'è stato, perché non è stata fatta un'analisi, per esempio, per utilizzare quella linea, visto che le abbiamo fatte e rifatte e continuiamo a farla e rifarla, perché non è stata fatta un'analisi per quella linea lì, per velocizzare quella linea lì e magari renderla maggiormente, come dire, odierna come tecnologia, ok? Perché le abbiamo fatta e rifatta, ok? E quella linea, vi ricordo, che dà servizio ad un sacco di zone che da quando il tram di Opcina non sta funzionando non hanno modo di utilizzare i mezzi pubblici. Ricordiamo questo, perché questa è la cosa grave. Quindi sì, anche a me è venuto il dubbio che abbiamo sentito nel chi ha scritto, nel telespettatore. Lo stesso dubbio che poi ho detto qui, proprio in questi studi, ho detto qua è chiaro che non c'è la voglia di far ripartire il tram di Opcina. Non è solo questione di... perché il dubbio che, visto che tutti gli appalti stanno andando veramente male, tutti, la maggior parte degli appalti importanti stanno andando male e sono andati male, ti viene il dubbio che c'è anche una tante cose che non funzionano a livello di questa amministrazione, perché i fallimenti sono chiari e nessuno paga. Ma dall'altra parte c'è anche così l'idea che forse c'è la non volontà di far ripartire, perché è comodo. Grazie ad Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle, buon lavoro, buona giornata. Grazie, grazie a voi. A tra poco. Oggi sta un... In compagnia di Giovanni Barbo, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale. Ben trovato Barbo, buongiorno. Grazie, buongiorno. Una mail, mi chiamo Andrea, ottima l'Ovovia, però i vetri... Ah no, l'ho già letta questa, chiedo scusa. Quella dopo. Ancora una volta il partito del Non Sepol cerca di sbarrare la strada dallo sviluppo della città, ma i cittadini per l'ennesima volta hanno bocciato le loro aspirazioni nella tornata elettorale. Un'altra mail... Assolutamente contraria alla realizzazione della cabinovia, mi chiedo per quale motivo una persona dovrebbe lasciare l'automobile o piscina per utilizzare la cabina che porta in una zona decentrata della città. Ed è a scrivere Tatiana. Buongiorno, ma quando la cabinovia verrà utilizzata dai turisti, pendolari, cosa faranno? Useranno comunque l'automobile avendo già pagato l'abbonamento? Domandatelo a Bertoli. Avete invitato la Richetti, ma state dando troppo spazio a Bertoli e alla sua cabinovia. Chiedo scusa, è il collegamento esterno. L'abbiamo lasciato. Io vorrei chiedere solo una cosa: quanto inciderà sulle nostre tasse e sui nostri figli il rimborso dei soldi concessi a Barcellona in Spagna, con la popolazione residente e turisti che Trieste non farà mai? Sono in perdita, mi spieghino come faranno ad essere in attivo o almeno in pareggio. Poi ancora, in cosa consiste la zavorra? Non la si vede nella struttura esposta, no? Ovovia.
Mi dispiace, giro canale, mi sono stufata di questa sfilata di assessori. A sentire il sindaco, i triestini devono gioire a vedere tanti turisti gironzolare in città, ma chi gongola è il commercio, settore del quale egli proviene, spesso citato dal sindaco per indicare i benefici delle navi da crociera. Ho l'impressione che la città stia sgusciando nelle mani dei suoi cittadini, scrive Renata. Lattine servono anche in città, scrive un altro telespettatore. Ormai sono tutte le cabinovie. Mi chiede quale sia il divertimento nell'utilizzare la cabinovia in giornate come oggi con bora forte, abitando in strada del Friuli Alta, so di cosa parlo. Ancora una, perché le opposizioni continuano con la favola del tutta Trieste non vuole l'Ovovia quando alle manifestazioni di protesta ci sono 50 partecipanti, scrive Max. Ce sono altre, leggeremo con calma. Sentiamo una telefonata, Barbo, poi lascio la parola a lei. Buongiorno. Pronto? Repete come prima. Buongiorno. Niente. Barbo, cosa ne pensa di tutta questa situazione che si è creata? Il nuovo via ieri sotto il faro, la contestazione ieri nella presentazione di questa cabina in Piazza della Borsa, le diciamo attività che state portando avanti come opposizione e i comitati anche attraverso le azioni legali. Prego. Ma allora, diciamo che sicuramente il dispiegamento di forze dell'ordine in strada del Friuli è assolutamente sproporzionato e indice di come la giunta in generale non sappia, non abbia minimamente contezza di quelle che sono le priorità, di quelle che sono le reali esigenze dove per esempio le forze dell'ordine servirebbero, per cui tanta scena per nulla, tanto dispiego di forze per una pacifica protesta dei cittadini che non vogliono quell'opera. E su Piazza della Borsa, no, confesso, non ho visto, non ho seguito, il mio giudizio sull'opera non dipende dal fatto che la cabina sia bella o meno bella, onestamente, per cui trovo che come sempre, quando si tratta di inaugurazioni, il sindaco e l'assessora ai lavori pubblici sono in prima linea, salvo poi dire che è colpa di qualcun altro quando i lavori pubblici sono fermi, e cioè sempre in questa città, purtroppo da qualche anno a questa parte. E questo mi preoccupa, al di là della cabinovia, perché sono veramente preoccupato da cittadino prima che da consigliere, per il fatto che in questa città i lavori pubblici sono bloccati. Ok, sentiamo una telefonata? Buongiorno. Ah, buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Prego. Volevo fare solo una piccola precisazione, un'osservazione che ho fatto vedendo quella cabina. Sì. Se, come dicono, sarà collaudata per 20 fino a 90 km all'ora, a quella cabina ad ogni sedile mancano le cinture di sicurezza. E questo è inevitabile, per cui probabilmente la gente, vedendo le cinture, forse capirebbe di più cosa significa stare in alto a quell'altezza con la bora a 90. Grazie e buongiorno. Grazie. Pensiero tecnico effettivamente non banale. No. Insomma, diciamo che sono tanti gli aspetti che andranno, che saranno oggetto anche di discussione, e possono essere oggetto di discussione da un punto di vista tecnico oltre che politico. Noi, per quanto riguarda, tornando alla tua domanda rispetto a cosa faremo in consiglio, in consiglio deve ancora approdare la variante, la variante al piano regolatore, le cui osservazioni sono, il cui termine per le osservazioni è scaduto a fine aprile. Ufficiosamente si parla di circa 3.000 osservazioni. Nel frattempo il paradosso è che l'iter, nonostante non ci siano ancora appunto la variante approvata, sta andando avanti, vengono affidati degli incarichi, vengono esposte delle cabine, però l'iter in consiglio comunale non si è affatto concluso, e sono anche curioso di vedere come si comporteranno alcuni consiglieri di centrodestra che nei corridoi dicono di essere contrari, salvo poi quando entrano in aula votare a favore. Nell'ultimo passaggio che ha riguardato la cabinovia, due consiglieri sono usciti, vediamo cosa succederà
al prossimo passaggio e quando sarà. Sentiamo ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Ci scusiamo, ma deve esserci qualcosa che non va oggi con le linee telefoniche. Le mail però ci sono e non mancano. Dunque, questa l'abbiamo letta. Sì. Buongiorno, ieri non ho potuto seguire. Mi spiegate cos'è quel mausoleo in piazza dove c'era la Trikovic? Ha visto che c'è un... Sì, è una specie di prototipo di modulo abitativo, può essere? Qualcosa del genere? Da quello che ho letto, però vado a memoria, è uno stand messo in occasione della Barcolana che dovrebbe fungere da info point. Ok. Ma è una cosa temporanea. Sì, sì, temporanea per la Barcolana. Ok. questa l'abbiamo letta. Buongiorno, visto che la signora Ricchetti ha citato Royano, vorrei sapere come mai si è fermato tutto ed è più di un mese che non si vede nessuno. Cantiere della futura piazza di Royano. Barbo, lei ha conto del perché? Nel dettaglio no, però è uno degli esempi di lavori fermi o in clamoroso ritardo rispetto a quelli che erano le tempistiche annunciate, per cui lì peraltro c'è anche discussione sul fatto che rispetto al progetto iniziale ci sia meno verde rispetto a quello che era stato richiesto e anche presentato nel primo progetto, che ormai risale a credo 8 anni fa. Sicuramente torneremo su questo come sugli altri lavori che sono fermi. Sentiamo una telefonata prima della pubblicità, buongiorno. Pronto, buongiorno Bernardo, sono Diego. Buongiorno Diego, prego. Io avevo una domanda tecnica per il consigliere Barbo. Sì. Nel recente passato ci sono già state alcune defezioni politiche per quanto riguarda la lista di piazza, no? Vedi quello che è successo con il passaggio di consegne dell'assessorato alle politiche sociali. Sì. Adesso, cosa secondo me preoccupante, è avvenuto qualcosa di simile con il passaggio di consegne dello sport. Mi dispiace per l'assessore Rossi, che reputavo una persona invece molto affidabile, molto competente, e c'è questo super assessorato della Lodi, no? Una persona che non è che abbia dimostrato particolari abilità per quanto riguarda i lavori pubblici. Non è che di questo passo, e la domanda è questa, è che il sindaco di piazza rischia di fare la stessa fine che ha fatto il sindaco a Grado? Ecco, vorrei avere un parere su questo tema. Vi ringrazio. Grazie. Grazie, una domanda molto acuta dal punto di vista politico. Sì, sì, beh, ma è un'analisi che condivido, che condivido pienamente. In questa occasione il sindaco ha dimostrato di essere sostanzialmente prono alle richieste di Fratelli d'Italia. È stato individuato come capro espiatorio l'assessore Rossi, che ben poco aveva a che fare con la vicenda, ma che era colpevole di avere in più casi nel recente passato sottolineato le inefficienze della giunta. Ricordo sull'ex fiera, ricordo su Euro e Promos, dove peraltro è stato l'unico a mettere la faccia. Per cui io ritengo che sia stato punito per questo, il sindaco ne ha approfittato, e magari Fratelli d'Italia ne hanno approfittato anche per sanare il rapporto con una parte della tifoseria della Triestina che da anni non poteva vedere Giorgio Rossi neanche in fotografia, e quindi loro, così dal loro punto di vista, hanno risolto la situazione. Il paradosso, come diceva l'ascoltatore e lo spettatore, è che alla fine di questa vicenda l'assessora che era responsabile degli impianti sportivi anche un mese fa, anche 2 mesi fa, anche un anno fa, si trova premiata con una delega in più. Per cui, insomma, mi sembra veramente che si diano... che chi è attento diciamo a quelle che sono le competenze dei singoli assessori
non può che rimanere allibito di fronte a come si è conclusa questa vicenda. Oggi ho letto, peraltro, oggi o ieri, non mi ricordo, l'analisi dell'assessora Lodi che dice che il campo è tornato al suo servizio il 28 di agosto, ma sono in giunta. In giunta ci sono 10 assessori che lavorano collegialmente, non esiste dire una cosa del genere, cioè se hai la responsabilità degli impianti sportivi, hai la responsabilità degli impianti sportivi, sono affari tuoi come gestisci i rapporti con l'assessorato che si occupa di grandi eventi e come si interfacciano gli uffici, non si può derubricare questa cosa dicendo è tornato a me il 28 di agosto, insomma mi sembra veramente... difendere l'indifendibile. Dobbiamo andare in pubblicità, a tra poco. Bene, bene, torniamo in diretta 9:21 minuti con Giovanni Barbo, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale. Sentiamo chi è con noi al telefono. Pronto? Buongiorno. Sì. Riguardo l'email che aveva ricevuto da Royano, no? Sì. In effetti è vero, ho notato anche a me sta roba. Da quando che ha asfaltato intorno, che ha fatto tutto bello, delle corriere, tutto, non si è mai più visto nessuno lavorare in quel cantiere. Da quanto tempo, secondo lei? Ah, cioè, un mese sicuramente. Un mesetto, ok. Ecco, poi un'altra cosa volevo dire. Sì. Ho notato che questa notte ha asfaltato praticamente quella via che inizia da dove c'è il tram di Opcina, che se viene su, che o te va dritto per via Commerciale o te giri per via Udine, no? Sì. Ha asfaltato, ben, insomma, boh. Mio marito 15 anni fa, va bene, su quel pezzo di strada, con quei busi che era, parlo di 15 anni fa, si è spaccata la clavicola. Ah, ok, ho capito. Sì, ho la via. Ecco, che un pochi di giorni, ma insomma alla fine è asfaltato. Via dei Martiri, mi pare che sia quella, sì. Ho presente, sì. Ho capito la via. Sì, mi scusi, l'ho interrotta, ci dica. No, Ah, ok, aveva finito l'intervento. Si era rotto, ho sentito il marito della signora, si era rotto la clavicola, quindi come dire, alla buona ora si è fatto l'intervento. Questo mi pare di aver capito da... Però la saltatura è stata fatta, insomma, quindi bene così, almeno, no? Sì, almeno se questo è stato fatto, questo sì, è sì, un positivo. Sì, c'era la foto anche questa mattina. Su Royano, ripeto, torneremo a chiedere aggiornamenti rispetto alle tempistiche a questo punto. Altra mail, buongiorno, visto che... No, questa telefonata. È Ricchetti, arrivo. Buongiorno, scusate, perché si pensa ad investire preziosi soldi pubblici su un progetto superfluo come Lovovia invece di investirli su cose più utili come la manutenzione stradale? Un po' cade quasi di proposito. Altra telefonata, buongiorno. Ma niente. Prego. Buongiorno. Pronto? Sì, Gulotta? Sì, Nivea, buongiorno, prego. Buongiorno, è veramente un disastro perché si sente poco per telefono. Se uno vuole sentire qualcosa, accende la televisione, è posticipato in maniera di parecchi secondi, abbastanza, per cui le persone che non sono abituate o sono un po' sorde come me, ecco, non riescono a collegarsi direttamente. Allora, buongiorno a al tuo ospite. Sì, volevo chiedere a Barbo una cosa, proprio per sicurezza. È vero, Barbo, che l'opposizione ha fatto un emendamento o ha chiesto, viste le spese che ci sono per mantenere il Rocco, di fare altri concerti ed altre cose nel Rocco? Questo è stato detto e questo io volevo sapere. Se è vero che l'opposizione voleva che ci fossero concerti o altre manifestazioni allo Stadio Rocco. Grazie. Ok, è vero che come opposizione avete chiesto di utilizzare di più il Rocco? Io personalmente sicuramente sì, e non lo rinego, nel senso che in tutti i maggiori stadi italiani e internazionali si fanno concerti. Dopo, certo, bisogna
saperli gestire, sia in termini di calendario, sia in termini di manutenzione. Però non è che l'utilizzo sportivo precluda la possibilità di fare concerti. Quindi io sicuramente sì, l'ho chiesto più volte, non con emendamenti, ma insomma con interrogazioni, mozioni, a mezzo stampa. E ho chiesto più volte perché ritengo che siano un valore aggiunto per la nostra città. E alla fine parliamo di 20-25 mila persone che arrivano da fuori Trieste su 30 mila, insomma a seconda dell'artista magari che si esibisce, con indotto economico, indotto di immagine per la nostra città. Per cui se uno dei settori su cui vogliamo puntare, non può essere l'unico, ma uno dei settori su cui vogliamo puntare è il turismo, anche eventi di questo tipo vanno in quella direzione. Per cui io sì, assolutamente l'ho detto e lo rivendico anche in questo momento. Difatti spero che alla fine di questa vicenda non si ritorni alla situazione di un paio d'anni fa, in cui erano vietati dalla giunta i concerti allo stadio e vietati i concerti in Piazza Unità. Per cui, insomma, credo che quello sarebbe un passo indietro per tutta la città. Ok, leggo ancora un paio di mail. La prima dice: i veri problemi sono due. L'ovovia per sicurezza non deve in nessun caso passare sui tetti delle case. Due, deve avere un percorso breve come tutte le ovovie del mondo. Tre, a Dubrovnik, Grenoble e in montagna ci sono le ovovie ovunque, senza particolari danni ai boschi o altro, e in montagna il maltempo non manca. Grazie, scrive una telespettatrice. Altra mail: mi chiamo Andrea, ottima l'ovovia, però i vetri dovrebbero essere più spessi, più grossi, perché quando comincerà ad andare su e giù, quegli altri arrabbiati imbufaliti ci tireranno con la fionda, ma speriamo di no. Ma l'avevo già letta questa, in realtà, Andrea che ci scrive, ce l'avrei inoltre, ma insomma avevamo dato lettura anche prima. Poi che si arrivino con la fionda o no, questo non lo so, lo vedremo. Non so se lei, Barbo, ha una buona mira. No. E questa sera a Ring si continuerà a parlare di ovovia con William Starz del Comitato Ovovia, Elisa Lodi, assessore comunale ai lavori pubblici, Giulio Bernetti, dirigente del Comune di Trieste, e Giulia Massolino, di consigliere regionale di Patto per l'Autonomia. Alle 22:25 però ci sarà un approfondimento sul Vajont, l'acqua non ha memoria, con Pietro Ruzzante, autore del libro che riprende ciò che accadde proprio sul Vajont. Barbo, il Rocco a questo punto sembra che ci siano ancora un po' di dubbi riguardo alla possibilità di rivederlo fruibile per la gara almeno del 14 contro il Lumezzane, che è un po' la data di riferimento, ecco, per capire se i lavori al terreno potranno portare quelle migliorie che lo rendano idoneo a giocare. Ovviamente dispiace per i tifosi, dispiace per la squadra, e sicuramente la giunta non si è dimostrata all'altezza in questo caso. E oltre a questo, e oltre, diciamo, a commentare dal punto di vista politico quello che è successo, ripeto, il fatto che questa vicenda in particolare sia stata gestita male, perché è oggettivamente stata gestita male, non significa nulla, secondo me, in termini di possibile utilizzo di un impianto da 30.000 posti anche per eventi diversi da quelli sportivi. Altra cosa è non saperlo gestire. Ecco, questo. Secondo lei, riprendendo la telefonata di Diego di prima, ci possono essere conseguenze politiche alla lunga per quanto riguarda tutto questo, diciamo, trambusto che si sta verificando? Ma penso di sì. Prima appunto abbiamo fatto una parte del ragionamento che completerei, come si diceva anche nella pausa, sottolineando che anche in conseguenza alla scelta del presidente della lista di piazza, Giorgio Rossi, di promuovere ad assessore il consigliere Tognolli, quattro consiglieri della lista di piazza sono usciti e sono confluiti nel gruppo misto. Successivamente due di questi consiglieri sono andati
a rafforzare il gruppo di Fratelli d'Italia, che è quello che ha chiesto la testa dell'assessore, poi insomma inutile nasconderlo, più l'ha chiesto in maniera più forte degli altri, ecco, sicuramente. E le voci di corridoio ci dicono che i consiglieri fuoriusciti del gruppo misto, che attualmente fanno parte del gruppo misto, più forse qualcun altro, starebbero pensando ad una nuova lista civica. Io questo non so se è vero, nel senso che lo riporto come voci di corridoio. E quello che, ripeto, preoccupa è che, al contrario di quanto accadeva in passato, in cui il sindaco di piazza era saldamente al comando della squadra e alla fine decideva lui, l'impressione è che in questo momento non decida lui, e soprattutto che le decisioni non vengano prese per il bene della città, ma vengano prese per dare un contentino a quelli che sono in quel momento i rapporti, in base a come sono in quel momento i rapporti di forza interni alla maggioranza. Io credo che questo, in una città che vuole avere un piano ambizioso per il futuro, come ritengo debba essere Trieste, non può accadere, non si può rimanere vittimi di giochetti politici, penalizzando di fatto quello che è il ragionamento sullo sviluppo di Trieste. Abbiamo una telefonata, andiamo a sentirla prima della pubblicità. Buongiorno. Rimanere vittimi di giochetti politici, penalizzando di fatto quello che era. Non riesco a sentire. Abbiamo una telefonata, andiamo a sentire. Ah, eravamo ancora noi che parlavamo. Buongiorno. Sì, prego. Pronto? Sì, prego. Oh, buongiorno. Volevo dire a questo signore ospite che è del Partito Democratico, se potrebbe dire al nostro sindaco se fa il sindaco per i cittadini o per conto proprio. Un po' come diceva lei prima, Bar. Sì, sono d'accordo con lei. E fa il sindaco per i cittadini che è stato eletto, oppure fa il sindaco per gli amici o per se stesso. Grazie. Sì, quanto diceva lei prima. Ma sì, io ripeto, la preoccupazione, spero che si colga, anche che lo colgano gli spettatori. La mia preoccupazione principale in questo momento va al di là della contrapposizione centrodestra, centrosinistra. La mia preoccupazione è che in tante delle scelte che vedo, non vedo delle valutazioni serie su quello che è il bene della città, ma vedo dei tornaconti di tipo politico di bassa lega all'interno della maggioranza, e questo è. Poi si riflette su quella che è l'amministrazione della città e sul fatto che tante cose non vanno avanti o vengono gestite male, vedi appunto questa vicenda del Rocco. Perché la bussola di un primo cittadino, di un sindaco, e la bussola della maggioranza dovrebbe essere sempre quella del bene per il territorio che amministrano. Se invece la priorità diventa andare a ribilanciare la situazione all'interno della maggioranza, allora siamo finiti, ma siamo finiti non come opposizione o non come centrodestra, siamo finiti come città. Questa è la preoccupazione mia. Breve pausa pubblicitaria, ci vediamo tra poco. Ritorniamo in diretta, 9:38 minuti, in questa mattinata di venerdì 29 di settembre, in compagnia del capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale, Giovanni Barbo. Andiamo a sentire ancora una telefonata. Prego, buongiorno. Pronto? Buongiorno. C'è nessuno? Oh, ripeto, continuano i problemi di linea. Allora, la vignetta sulla cabinovia che ci manda oggi
Marco Inglaros è il prototipo della cabinovia, Nose è il nuovo acquario marine, questo lo può vedere anche dallo schermo Barbo. Ogni mattina ci arrivano delle vignette che restano sull'attualità. Al netto della cabina e dello Stadio Rocco, prima si parlava dei lavori pubblici, la consigliera Richetti, che era ospite in precedenza, ha menzionato anche quello dei ponti, il ponte bianco e il ponte verde, che per i quali si attende una ristrutturazione ex novo, da quello che si è capito. Gli interventi mirati non erano adeguati, evidentemente. No, non erano adeguati e soprattutto anche lì si sta andando molto per le lunghe, con conseguenze che sentono soprattutto i cittadini che abitano in alcune zone del Borgo Teresiano, perché di fatto i mezzi pesanti sono deviati dalle rive lungo altri assi, così come anche i mezzi pubblici. Per cui diciamo che quello è uno degli esempi di situazioni gestite male. Stiamo parlando ormai di... Credo che quel tentativo di pulizia del canale risalga ormai a 2 o 3 anni fa, però è esattamente quello in linea con quanto sostenevo prima. Allora, proviamo a sentire la telefonata, se c'è, buongiorno. Non c'è più. Non c'è? Facciamo dire, tipo scherzi a parte. Però ci sono altre mail. Ecco, una per dire le leggo, è interessante. Mi risulta che i lavori di adeguamento dei saloni del Molo Quarto siano fermi da oltre un mese e che la consegna prevista per gennaio sarà improbabile. Prevedo lavori conclusi verso marzo-aprile e sicuramente periodo non propizio per i trasferimenti. Allora sarà tutto rimandato a settembre 24, così si è perso per un anno una struttura che portava lustro alla città, scrive Giorgio. Diciamo che parla della scuola Corsi, del trasferimento della scuola Corsi in Molo Quarto, ma lì appunto... Abbiamo vissuto una serie di mesi all'insegna della totale incertezza, ripeto, anche in questo caso non tanto noi quanto le famiglie e gli studenti coinvolti, perché c'è il caso della scuola Corsi, c'è stato il caso della scuola Sauro, che è attualmente ospitata in Largo Pestalozzi, rispetto alle quali le comunicazioni sono state date assolutamente fuori tempo massimo, perché ovviamente le famiglie scelgono la scuola, certo in base agli insegnanti, in base ai servizi, ma anche in base al posizionamento della scuola stessa. La scuola Corsi all'inizio doveva trasferirsi, adesso non mi ricordo se a San Giacomo o in Villa Giconsta. Poi è stato individuato il Molo Quarto e doveva essere disponibile a settembre, motivo per il quale la Sauro via Tigor è stata dirottata verso Largo Pestalozzi. Dopo noi avevamo chiesto un sopralluogo, l'aveva chiesto la collega Pucci, e c'era stato risposto a giugno o a luglio, non ricordo, che non si poteva andare perché era area di cantiere. Io che lavoro lì vicino sono andato a farmi un giro a giugno e luglio, non c'era assolutamente nulla in Molo Quarto che assomigliasse a un cantiere. Da quanto scrive il signore, anche adesso siamo nuovamente in ritardo rispetto all'annunciato trasferimento a gennaio. Io credo che ci possano essere tutte le difficoltà del mondo, però di fronte a famiglie e a studenti le informazioni devono essere date in maniera chiara e tempestiva. Gli edifici, nessuno mette in dubbio che gli edifici in cui gli scolastici andassero ristrutturati, ma non si può gestire la pianificazione dei lavori in questa maniera. Abbiamo Laura Buccarella da Piazza Unità per un collegamento propedeutico alla Barcolana. Buongiorno Laura. Zecchini. Ok. Buongiorno. Zecchini. Buongiorno Laura, sei in onda, se ci senti. Allora, siamo... Buongiorno, siamo con Piero Zecchina e Annalisa Cosmina per quanto riguarda l'organizzazione della Barcolana. Siamo qui in Piazza Unità e stiamo vedendo tutti i preparativi per la grande regata d'autunno, la 55esima edizione. Allora Piero, siamo pronti, quando si comincia?
Si comincia stasera con un grande concerto in Piazza Panterossi, come a cosa, un concerto gratuito, quindi invito tutti a venire a scoprire questo duo che sta facendo veramente un percorso bellissimo. E poi domani invece apriamo la parte della Piazza Unità e della Scala Reale e con i nostri gold sponsor, in particolare ci sarà un taglio del nastro con il presidente Federica e il presidente Gialuz alle 6 qui alla Hospitality di Promo FVG. Annalisa, quali sono le novità principali dell'edizione di quest'anno per quanto riguarda proprio l'organizzazione? Beh, tante insomma sono le novità nel calendario, nell'esposizione a terra. In Piazza Unità d'Italia verrà esposta la macchina, la Lexus, che andrà in palio nella lotteria. Quindi grande fortuna per uno degli iscritti alla Coppa d'autunno, l'estrazione la prossima settimana, nel weekend, e quindi insomma sarà un momento di, credo, di grande suspense. È vero, questa è una bella novità. Naturalmente tornerete anche a incentivare questo legame forte, no, della città con la Barcolana, con tutte le iniziative insomma, che si fanno da qualche anno a questa parte, proprio per legare ancora di più, no, Trieste e la sua Barcolana. Assolutamente, un calendario ricchissimo quest'anno con più di 250 eventi in città. Come dire, distribuiti un po' ovunque, tante mostre, ci sarà tanta cultura, anche di momenti molto molto interessanti, tra cui diciamo l'iniziativa di Vento Fresco con Paolo Rizzi e la mostra che sarà qui in Piazza Unità a partire da martedì prossimo, dove racconterà la sua grande avventura, ma non possiamo svelare nulla perché ci sarà un'anteprima al Revoltella domenica sera alle ore 19. A che punto siamo qui con i preparativi? Lo chiedo a Annalisa. È un po' come la cena della vigilia di Natale, no? Fervono i preparativi, soprattutto appunto per l'apertura di domani di Piazza Unità d'Italia, quindi insomma stiamo terminando di allestire le strutture, gli allestimenti interni, insomma speriamo di farcela, di essere pronti per domani mattina. Sicuramente. Ma molto frizzante. Sì. È vero, insomma si respira qui anche negli stand che state allestendo, insomma è tutto pronto. Ancora due parole sul concerto, insomma torna la grande musica, no? Anche in piazza, quindi anche questo è un evento che rivediamo volentieri. Beh sì, è innanzitutto la location che credo sia utilizzata per la prima volta per un concerto, che è Piazza Ponte Rosso. Poi alle 8 apriranno i Broccoletti Pop, che è un gruppo di DJ molto, molto amati, mi dicono, dal pubblico più giovane, e alle 9:30 inizieranno ad esibirsi come cose. Quindi venite stasera, vi aspettiamo tutti in Piazza Ponte Rosso. Grazie, grazie a entrambi, buon lavoro, buon vento, insomma oggi c'è. Grazie, grazie, buona Barcolana. Ciao. Grazie ai nostri ospiti e intanto appunto prossima, il nostro Franco Torricella ci ha fatto anche vedere qualche immagine di tutti questi preparativi. Se non avete altre curiosità insomma dallo studio vi restituirei la linea. Sì, grazie Laura, perfetto così, grazie per i collegamenti e per lo scorcio su Piazza Unità con i preparativi della Barcolana. Sentiamo se c'è una telefonata, poi abbiamo ancora una mail da leggere. Buongiorno. Pronto? No. Quando non ci siete voi ad amministrare una città o una regione o al governo del paese, ci sono sempre, e sottolineo sempre, situazioni di bassa lega, chissà perché, bla bla bla, voi mi disegnate sempre una città sull'orlo del disastro, dove la futura cabinovia crollerà, dove la galleria di Montebello crollerà tra qualche giorno, dove c'è una sporcizia latente, io vivo e giro per Trieste e tutto questo non lo vedo, scrive un telespettatore. Galleria anche, che... Vabbè, è stato sono, uno degli oggetti dei sono opinioni, evidentemente un militante di centrodestra ritiene di segnalare una situazione diversa da quella che è, ahimè, sotto gli occhi dei cittadini, perché io vedo una città che ha dei problemi di pulizia, ha dei problemi grossi, veramente grossi, di gestione dei lavori pubblici, perché non dimentichiamo che la galleria di Piazza Foraggi intanto è stata riaperta dopo che il sindaco aveva fatto una campagna elettorale dicendo che non l'avrebbe mai chiusa, è stata riaperta dopo un tempo di chiusura pari a 10 volte quello annunciato. E ricordiamo che ad oggi mi risulta che non siano ancora arrivati i famosi quadri elettrici che servivano per completare i lavori. E ricordiamo che non io, ma degli organi
tecnici hanno sollevato delle perplessità sulle modalità di realizzazione e sulla congruità rispetto ai costi di come sono stati fatti appunto i lavori nella galleria di Piazza Foraggi. Questo solo per restare su Piazza Foraggi, poi se vuole continuiamo sul tram di Opicina, so che ne ha parlato la collega Ricchetti, rispetto al quale non sappiamo ancora cosa c'era scritto nel verbale di Ansfisa. L'ho richiesto anche recentemente per avere contezza di quelli che sono ancora gli interventi da fare, e visto che il tram è fermo solo da 7 anni, solo ovviamente lo dico scherzosamente, ricordo che il tram non è così una cosa così pittoresca che sta lì, ovvero è anche una cosa apprezzata dai turisti, ma serve anche un tratto di persone, un tratto di territorio in cui abitano molte persone, per cui faccio questi due esempi. C'è l'esempio di Roiano che non ho fatto io, ma hanno fatto mi pare 2 spettatori oggi a mezzo mail, e che riguarda anche lì un intervento che credo fosse il luglio o l'agosto del 2016, quando il sindaco e almeno un paio di assessori andavano lì col caschetto a farsi con la banda a farsi le foto di rito, e 7 anni dopo non è ancora pronta la zona, oltre al fatto che è stata rivista in maniera molto discutibile il progetto. Non so, devo andare avanti, per cui è una mia impressione, ripeto, non è il compito dell'opposizione, mi dispiace che poi qualche militante di destra cioè, è libero di pensarla diversamente, ma il compito dell'opposizione non è criticare a prescindere, ma non si può nemmeno pretendere che si stia zitti di fronte alle tante, troppe cose che non funzionano in questa città. È compito dell'opposizione sottolinearle, anche perché se nessuno lo fa, la maggioranza pensa di che vada tutto bene, quando appunto vediamo che di fatto non è così. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sono in linea? Sì, prego. La senta, io volevo parlare col signor Barbo, sì, per cortesia. Sì. Oh, ma che pianca sento, non sento quasi niente. Sì, prego. Dell'uovo via. Momento, solo che... O prima che vada via. No? Provo. Prima che vada via. Stavo il viva voce. La senta, sì. Signor Barbo, mi volevo solo chiedervi una cortesia, se è possibile. Allora, la via San Michele, sì, dal numero... Posso? Sì, sì, prego, prego. Via San Michele. La via San Michele, dal numero, mettiamo 20, al numero 17, 15. Cioè. Allora, la mattina passa quel soffiatore con la macchina che è, e va in giù. Non torna più in su. Se già mesi. Adesso amico, scova davanti al portone, non butta sulla strada, ma le fogliette che viene giù, il gabino fin in casa ne viene. Ne viene, come che aprimo il portone, ne viene dentro. Io ho chiesto a uno di quei, gli ho detto, ma scusate, perché non torna in drio? Gli ho detto, guarda, che c'è un altro lato anche della strada, non c'è solo la parte destra, c'è anche la parte sinistra. Ma noi andiamo su, è un'altra via quella, il mega risposto, non parlava neanche italiano bene. Evidentemente Lori va giù per via San Michele e va su per via Galleria. E la parte sinistra, la salita di via San Michele, Lori non deve fare. Ho capito, capito. Ma non c'è neanche una gente, non può neanche aprire i cancelli dei garage a momenti. Se quando che la va via, signor Barbo, per cortesia, la si fermi in quel tratto e la provi a guardare. Ok. La vedrà cos'è, la prego, la faccio. È aperta adesso via San Michele, mi chiedevo. Per parlare, sì, ecco, per cortesia, la sia era chiuso un periodo. Sì, grazie tante. Grazie signora, ok, presa grazie. Nota. Verifico. Sì, no, è riaperta via San Michele, hanno concluso i lavori, è percorribile. La signora lamentava, diciamo, la gestione della pulizia fondamentalmente, cioè è fatta solo in discesa su marciapiede, poi si sale dall'altra parte e quindi il lato opposto rimane con cumuli di foglie, forse anche sporcizie varie. Ho sentito dire che anche
l'apertura dei garage in qualche modo è, non dico ostacolata, perché per l'amor del cielo, ostacolata bisognasse mettere un paventone di cemento, però è insomma non ottimale, diciamo così. Ok, vabbè, segnalerò questo sicuramente agli uffici. Dunque, ma se voi avete le giuste soluzioni, perché non venite mai votati per vincere? Un'altra mail. E poi c'è una mail di Paolo Radivo, coordinamento Salviamo il Burro e la Pineta di Cattinara di Trieste, che dice: raccolte oltre 5.000 firme pro Pineta di Cattinara. Il coordinamento Salviamo il Burlo e la Pineta di Cattinara ha finora raccolto 4.919 firme sulla petizione pro Pineta avviata dagli alunni della scuola media slovena, ma quelle effettive sono più di 5.000, considerando anche i moduli ancora nelle mani dei singoli collettori. Appuntamento sempre all'angolo tra via delle Torri e via San Lazzaro, dietro la chiesa di Sant'Antonio Nuovo, oggi dalle 11 alle 19.30 e domani dalle 10 alle 19.30, in ambo i casi con una pausa pranzo dopo le 13.30. La prossima settimana la raccolta continuerà dal lunedì al sabato, sempre nella tarda mattinata. Invitiamo la cittadinanza che non lo avesse ancora fatto a venire a firmare con un documento di identità e darci una mano. Questo è per la salvaguardia della Pineta di Cattinara, Barbo. Sì, insomma, sappiamo che anche lì appunto c'è un movimento di cittadini che sono contrari all'abbattimento della Pineta. Anch'io ritengo che quell'abbattimento in particolare non fosse tranquillamente evitabile in fase di progettazione, perché si potevano disporre diversamente gli spazi. Ne ho parlato anche in questo caso con un tecnico, non essendo io un esperto in materia di progettazione, per cui diciamo che condivido questo tipo di battaglia. Credo che ci sia un po' di confusione allo stato attuale invece per quanto riguarda il trasferimento del Burlo, che è una battaglia distinta da quella rispetto alla quale noi non abbiamo una posizione, o almeno io personalmente non ho una posizione contraria a prescindere al trasferimento del Burlo. Anzi, ritengo che le motivazioni che c'erano alla base del trasferimento del Burlo siano tuttora attuali, e che riguardano sostanzialmente il fatto di poter disporre di attrezzature diciamo di ultima generazione e di poter gestire nella migliore maniera eventuali complicazioni collegate al parto. Uh-huh. Ritengo che queste due motivazioni, che erano un po' alla base della scelta di trasferire il Burlo quando è stato steso il primo accordo di programma nel 2008-2009, adesso non ricordo, siano ancora attuali. Sicuramente rispetto a quel tipo di progetto rispetto al progetto originario del 2008-2009 vanno riviste le spaziature, perché nel frattempo il mondo è cambiato. Sì, certo. In questo senso il consigliere Cosolini, ricordiamo che la competenza è regionale, certo, sulla, certo, materia, ha presentato un'interrogazione e una richiesta di approfondimento e di revisione del progetto. So che proprio nelle prossime settimane si attende qualche riscontro in merito, per cui ecco, stiamo seguendo da vicino la vicenda. Ripeto, sono due questioni distinte dal mio punto di vista. Nota di servizio oggi, venerdì 29, dalle 19 fino a termine del servizio, via Roma rimarrà chiuso al traffico tra via Valdirivo e via Mazzini per il concerto dei Coma Cose. Nella fascia oraria indicata saranno modificati anche i percorsi delle linee 4, 5, 8, 17, 24, 30 e 64. Questo per l'evento dei Coma Cose in piazza Ponte Rosso, rientrando nell'atmosfera della Barcolana. Ecco, chiedeva concerti e c'è un concerto. No, ma infatti io continuo, cioè sono coerente su questo, anche se magari non mi piacciono i nomi che vengono proposti, questo è il mio problema. Ecco, la cosa importante è che appunto la città ne traga beneficio, e sono sicuro che ne trae beneficio, e che le situazioni vengano gestite correttamente. Dopo un po' di disagi per i cittadini, quando ci sono dei grandi eventi, sono inevitabili e sono fisiologici.
Certo che invece se la situazione si trascina per mesi, evidentemente qualcosa non è stato gestito correttamente, però detto ciò io sono contento che oggi ci siano i comacose, sono contento che ci siano stati i Maneskin e sono contento, che verranno Pezzali e Ultimo. Ma lì il tema più che altro è il calendario, se è gestibile rispetto alle partite, alle possibili gare della Triestina, assolutamente sì, pur non essendo io un fan, e ci tengo a sottolinearlo, di nessuno di questi. Ecco, io ascolto musica completamente diversa. Un minuto ancora. Il concerto, al di là diciamo dei gusti personali, sì, la scelta di Zucchero, Antonacci e Maneskin, sì, per quest'estate, dico tre su tutti, poi sì, c'erano tantissimi, sì, altri miriadi di gruppi anche minori, anche triestini bravissimi come i Sineresi, per fare un esempio, che hanno, sì, suonato in Piazza Verdi, ma sì, al di là di quello, nomi di quel tipo sono diciamo in linea con quella che è l'attrattività di un capoluogo? Ma io ritengo di sì. Diciamo sulla scelta degli artisti giudizio positivo. Sì, sì, assolutamente sì. Ripeto, dopo si entra nei gusti personali, però io credo che in quel caso lo dimostrino i numeri. Un conto, si può aprire un dibattito su quella che è la proposta culturale, ma questo riguarda semmai la gestione dei musei, riguarda le politiche alla base delle scelte che sono fatte in termini di mostre, che valorizzano o non valorizzano il patrimonio della città, ma quando si va sul tema dei grandi eventi, alla fine il riscontro è testimoniato dai numeri e io credo che chiunque sia stato a vedere uno di questi concerti abbia trovato, se non il tutto esaurito, quasi, quindi significa che l'operazione è stata, da quel punto di vista, riuscita assolutamente. Grazie a Giovanni Barbo, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale. Arrivederci, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a tutti di nuovo, buona giornata, arrivederci.